Se devi organizzare un evento da sogno, siamo a Monte Paone Lido, tra Catanzaro e Soverato. Chiama subito 0967 577 656. Tutto l'anno puoi far festa al Parco Hotel Mirabeau. Parcotelmirabeau.it. Per ogni tuo viaggio, scegli Best Western. Perché quando sei al Best, sei in un hotel Best Western. Ti conquista per la qualità e ti sorprende per i suoi best. Prenota subito il tuo hotel su bestwestern.it. Hotel Class Best Western. Soggiorni che si trasformano in momenti di vero relax. Dai visibilità alla tua azienda. Prenota questo spazio. Chiama subito lo 0964 66 990. Grand Hotel Lamezia, 4 stelle. In un punto strategico di fronte alla stazione centrale di Lamezia Terme e a soli 2 minuti dall'aeroporto internazionale. Grand Hotel Lamezia è una struttura accogliente e funzionale, con personale altamente esperto nel settore che opera nel rispetto delle regole di prevenzione anti-Covid. Gli ambienti della struttura vengono sanificati giornalmente con rilascio di apposita certificazione. Ci prendiamo cura dei nostri ospiti. La struttura garantisce una serie di servizi utili a soddisfare qualunque esigenza, dal pernottamento alla ristorazione, parcheggio custodito, bar interno hotel, ampie ed attrezzate sale meeting dotate di ogni comfort. Grand Hotel Lamezia. Per informazioni e prenotazioni 0968 53021 www.grandhotellamezia.it. Grand Hotel Lamezia. Non offriamo solo ospitalità, ci occupiamo prima di tutto del vostro benessere. A me piace la vita moderna, gli abiti all'ultima moda, la tecnologia. Ma a tavola desidero solo la tradizione. Io non rinuncio alle tradizioni più tipiche. Io non rinuncio alla vecchia macina. La vecchia macina, ristorante pizzeria, cucina tipica casereccia e specialità di pesce fresco. La vecchia macina, tranquillità e intimità da provare, anche con cena a lume di candela, nella terrazza all'aperto. La vecchia macina, situata in un casolare ottocentesco di rara bellezza, su una collina con vista mare. La vecchia macina, Contrada Rosa, a Bovalino. Prenotazioni al 347 88 32 583. Cavo, ai sì, cavo, ai sì, cavo, ghiacciato, cavo, l'amato del capo, l'amato più amato. Luisa si sposa! Francesco si laurea! È nato un bambino! Qui ci vuole un brindisi! Mira, direttore, è una bella festa aziendale? Magari bordo piscina e poi si balla! Mira, mira! Grande chef! L'accoglienza elegante! Salone delle feste! Mira, mira! Che bella la Calabria! Camere con vista mozzafiato! Il suo mare cristallino! Mira, 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 mira! Se devi organizzare un evento da sogno, siamo a Monte Paone Lido, tra Catanzaro e Soverato. Chiama subito 0967 577 656. Tutto l'anno puoi far festa al Parco Hotel Mirabeau. Parcotelmirabeau.it. Per ogni tuo viaggio, scegli Best Western. Perché quando sei al Best, sei in un hotel Best Western. Ti conquista per la qualità e ti sorprende per i suoi best. Prenota subito il tuo hotel su bestwestern.it. Hotel Class Best Western. Soggiorni che si trasformano in momenti di vero relax. Dai visibilità alla tua azienda. Prenota questo spazio. Chiama subito lo 0964 66 990.
Grand Hotel Lamezia, 4 stelle, in un punto strategico di fronte alla stazione centrale di Lamezia Terme e a soli 2 minuti dall'aeroporto internazionale. Grand Hotel Lamezia è una struttura accogliente e funzionale, con personale altamente esperto nel settore che opera nel rispetto delle regole di prevenzione anti-Covid. Gli ambienti della struttura vengono sanificati giornalmente con rilascio di apposita certificazione. Ci prendiamo cura dei nostri ospiti. La struttura garantisce una serie di servizi utili a soddisfare qualunque esigenza, dal pernottamento alla ristorazione, parcheggio custodito, bar interno hotel, ampie ed attrezzate sale meeting dotate di ogni comfort. Grand Hotel Lamezia. Per informazioni e prenotazioni 0968 53021 www.grandhotellamezia.it. Grand Hotel Lamezia. Non offriamo solo ospitalità, ci occupiamo prima di tutto del vostro benessere. A me piace la vita moderna, gli abiti all'ultima moda, la tecnologia. Ma a tavola desidero solo la tradizione. Io non rinuncio alle tradizioni più tipiche. Io non rinuncio alla vecchia macina. La vecchia macina, ristorante pizzeria, cucina tipica casereccia e specialità di pesce fresco. La vecchia macina, tranquillità e intimità da provare, anche con cena a lume di candela, nella terrazza all'aperto. La vecchia macina, situata in un casolare ottocentesco di rara bellezza, su una collina con vista mare. La vecchia macina, Contrada Rosa, a Bovalino. Prenotazioni al 347 88 32 583. Capo, ai sì, capo, ai sì, capo, ghiacciato, capo, l'amato del capo, l'amato più amato. Luisa si sposa! Francesco si laurea! È nato un bambino! Qui ci vuole un brindisi! Mira, direttore, è una bella festa aziendale? Magari bordo piscina e poi si balla! Mira, mira! Grande chef! L'accoglienza elegante! Salone delle feste! Mira, mira! Che bella la Calabria! Camere con vista mozzafiato! Il suo mare cristallino! Mira, 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 mira! Se devi organizzare un evento da sogno, siamo a Monte Paone Lido, tra Catanzaro e Soverato. Chiama subito 0967 577 656. Tutto l'anno puoi far festa al Parco Hotel Mirabeau. Parcotelmirabeau.it. Per ogni tuo viaggio, scegli Best Western. Perché quando sei al Best, sei in un hotel Best Western. Ti conquista per la qualità e ti sorprende per i suoi best. Prenota subito il tuo hotel su bestwestern.it. Hotel Class Best Western. Soggiorni che si trasformano in momenti di vero relax. Dai visibilità alla tua azienda. Prenota questo spazio. Chiama subito lo 0964 66 990. Grand Hotel Lamezia, 4 stelle, in un punto strategico di fronte alla stazione centrale di Lamezia Terme e a soli 2 minuti dall'aeroporto internazionale. Grand Hotel Lamezia è una struttura accogliente e funzionale, con personale altamente esperto nel settore che opera nel rispetto delle regole di prevenzione anti-Covid. Gli ambienti della struttura vengono sanificati giornalmente con rilascio di apposita certificazione. Ci prendiamo cura dei nostri ospiti. La struttura garantisce una serie di servizi utili a soddisfare qualunque esigenza, dal pernottamento alla ristorazione, parcheggio custodito, bar interno hotel, ampie ed attrezzate sale meeting dotate di ogni comfort. Grand Hotel Lamezia. Per informazioni e prenotazioni 0968 53021 www.grandhotellamezia.it. Grand Hotel Lamezia. Non offriamo solo ospitalità, ci occupiamo prima di tutto del vostro benessere. A me piace la vita moderna, gli abiti all'ultima moda, la tecnologia. Ma a tavola desidero solo la tradizione. Io non rinuncio alle tradizioni più tipiche. Io non rinuncio alla vecchia macina. La vecchia macina, ristorante pizzeria, cucina tipica casereccia
e specialità di pesce fresco. La vecchia macina, tranquillità e intimità da provare, anche con cena a lume di candela, nella terrazza all'aperto. La vecchia macina, situata in un casolare ottocentesco di rara bellezza, su una collina con vista mare. La vecchia macina, Contrada Rosa, a Bovalino. Prenotazioni al 347 88 32 583. Cavo, ai sì, cavo, ai sì, cavo, ghiacciato, cavo, ghiacciato, cavo, la mano del cavo, la mano più amato. Luisa si sposa! Francesco si laurea! È nato un bambino! Qui ci vuole un brindisi! Mira, direttore, è una bella festa aziendale? Magari bordo piscina e poi si balla! Mirapool! Grande chef! L'accoglienza elegante! Salone delle feste! Mirapool! Che bella la Calabria! Camere con vista mozzafiato! Il suo mare cristallino! Se devi organizzare un evento da sogno, siamo a Monte Paone Lido, tra Catanzaro e Soverato. Chiama subito 0967 577 656. Tutto l'anno puoi far festa al Parco Hotel Mirabeau. Parcotelmirabeau.it. Per ogni tuo viaggio, scegli Best Western. Perché quando sei al Best, sei in un hotel Best Western. Ti conquista per la qualità e ti sorprende per i suoi best. Prenota subito il tuo hotel su bestwestern.it. Hotel Class Best Western. Soggiorni che si trasformano in momenti di vero relax. Dai visibilità alla tua azienda. Prenota questo spazio. Chiama subito lo 0964 66 990. Grand Hotel Lamezia, 4 stelle, in un punto strategico di fronte alla stazione centrale di Lamezia Terme e a soli 2 minuti dall'aeroporto internazionale. Grand Hotel Lamezia è una struttura accogliente e funzionale, con personale altamente esperto nel settore che opera nel rispetto delle regole di prevenzione anti-Covid. Gli ambienti della struttura vengono sanificati giornalmente con rilascio di apposita certificazione. Ci prendiamo cura dei nostri ospiti. La struttura garantisce una serie di servizi utili a soddisfare qualunque esigenza, dal pernottamento alla ristorazione, parcheggio custodito, bar interno hotel, ampie ed attrezzate sale meeting dotate di ogni comfort. Grand Hotel Lamezia. Per informazioni e prenotazioni 0968 53021 www.grandhotellamezia.it. Grand Hotel Lamezia. Non offriamo solo ospitalità, ci occupiamo prima di tutto del vostro benessere. A me piace la vita moderna, gli abiti all'ultima moda, la tecnologia. Ma a tavola desidero solo la tradizione. Io non rinuncio alle tradizioni più tipiche. Io non rinuncio alla vecchia macina. La vecchia macina, ristorante pizzeria, cucina tipica casereccia e specialità di pesce fresco. La vecchia macina, tranquillità e intimità da provare, anche con cena a lume di candela, nella terrazza all'aperto. La vecchia macina, situata in un casolare ottocentesco di rara bellezza, su una collina con vista mare. La vecchia macina, Contrada Rosa, a Bovalino. Prenotazioni al 347 88 32 583. Cavo, ai sì, cavo, ai sì, cavo, ghiacciato, cavo, la mano del cavo, la mano più amato. Luisa si sposa! Francesco si laurea! È nato un bambino! Qui ci vuole un brindisi! Direttore, è una bella festa aziendale? Magari bordo piscina e poi si balla! Mirapool! Grande chef! L'accoglienza elegante! Salone delle feste! Mirapool!
Che bella la Calabria! Camere con vista mozzafiato! Il suo mare cristallino! Mirapol! Se devi organizzare un evento da sogno, siamo a Monte Paone Lido, tra Catanzaro e Soverato. Chiama subito! 0967 577 656. Tutto l'anno puoi far festa al Parco Hotel Mirabeau. Parcotelmirabeau.it. Per ogni tuo viaggio, scegli Best Western. Perché quando sei al Best, sei in un hotel Best Western. Ti conquista per la qualità e ti sorprende per i suoi best. Prenota subito il tuo hotel su bestwestern.it. Hotel Class Best Western. Soggiorni che si trasformano in momenti di vero relax. Dai visibilità alla tua azienda. Prenota questo spazio. Chiama subito lo 0964 66 990. Grand Hotel Lamezia, 4 stelle, in un punto strategico di fronte alla stazione centrale di Lamezia Terme e a soli 2 minuti dall'aeroporto internazionale. Grand Hotel Lamezia è una struttura accogliente e funzionale, con personale altamente esperto nel settore che opera nel rispetto delle regole di prevenzione anti-Covid. Gli ambienti della struttura vengono sanificati giornalmente con rilascio di apposita certificazione. Ci prendiamo cura dei nostri ospiti. La struttura garantisce una serie di servizi utili a soddisfare qualunque esigenza, dal pernottamento alla ristorazione, parcheggio custodito, bar interno hotel, ampie ed attrezzate sale meeting dotate di ogni comfort. Grand Hotel Lamezia. Per informazioni e prenotazioni 0968 53021 www.grandhotellamezia.it. Grand Hotel Lamezia. Non offriamo solo ospitalità, ci occupiamo prima di tutto del vostro benessere. Amici sportivi di Calabria TV e di Stadio Radio, buon pomeriggio. Queste immagini vi giungono in diretta dallo stadio Marco Lorenzon di Rende, grazie alle riprese di Stefano Marra e Antonio Alì, guidati in regia da Antonio Blefari. Il coordinamento di questa trasmissione è affidato a Carlo Marando e a Manuel Crupi. Ci troviamo in buona sostanza a 2 passi dalla città capoluogo di provincia, quindi Cosenza. Oggi si gioca all'anticipo della 7ª giornata del campionato di eccellenza Girone A e quindi tra pochi minuti su questo terreno di gioco scenderanno in campo il Rende e la Gioiese. Sarà quindi ospite del Marco Lorenzon la prima della classe, la Gioiese, che guida la classifica con i suoi 15 punti. I padroni di casa sono un po' più indietro, occupano infatti il 12° posto con punti 6. Tuttavia la partita si prospetta interessante, peccato però che si giochi a porte chiuse. Ma prima di parlare della partita presentiamo gli ospiti di questa giornata. Accanto a me c'è Carlo Sprovieri, il team manager di Rende, che avrà un po' la precedenza perché mi diceva prima che sarà poi impegnato in banchina, e poi avremo anche gradito ospite Gino Ventra, il direttore generale della Gioiese, a commentare con me. Per fare il commento tecnico c'è Ennio Russo, che al momento non è inquadrato ma lo vedremo tra un attimo. Allora, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto. Benvenuti a Rende. Io mi sono chiesto da che cosa cominciare. Inevitabilmente si deve parlare di come avete iniziato questo campionato, che non è iniziato sicuramente nel migliore dei modi, no? 2 partite perse, come mai? Sì. Allora, come vedrete anche dalla distinta, noi abbiamo una squadra di ragazzini tutti cresciuti nel settore giovanile nostro. Siamo partiti un po' in ritardo perché
dopo la retrocessione dall'anno scorso ai playout a Castrovillari, aspettavamo fino all'ultimo minuto il ripescaggio che poi non c'è stato, quindi siamo partiti evidentemente in ritardo con la costruzione della squadra. E poi abbiamo puntellato la squadra con qualche grande tipo Franza, Le Piane, però siamo partiti in forte ritardo. E comunque la politica societaria del nostro presidente Fabio Coscarella e di tutti noi è quella di puntare sui giovani. Anche come mister abbiamo in panchina un esordiente, Salvatore Viscardi, anche lui viene dal settore giovanile del Rende, così il Rende è sempre stato fucina anche di allenatori che dal settore giovanile nostro poi sono arrivati in categorie tipo la Serie B. Ricordo Ciccio Modesto, ricordo Bruno Trocini negli ultimi anni da quando c'è la gestione Coscarella. Quindi, insomma, la politica dei giovani sostanzialmente paga alla lunga, forse a medio e a lungo termine. Sì, sì, però la squadra sta crescendo. Domenica abbiamo vinto la seconda partita in campionato, abbiamo vinto anche fuori casa a Soriano. La squadra sta crescendo e il mister sta lavorando insieme al suo staff molto bene, quindi ci aspettiamo delle soddisfazioni e di crescere, ma la soddisfazione più grande è comunque quella di far crescere i giovani che abbiamo qui dai pulcini, perché noi abbiamo la scuola calcio, quindi dai pulcini portare i giovani in prima squadra è la soddisfazione più grande. Intanto la vittoria di domenica scorsa è un buon viatico, no? Proprio per in prospettiva di questa partita con la prima della classe. Sì, venivamo da due sconfitte a Sersale, in Coppa Italia a Praia, dove la squadra, nonostante il primo tempo ha giocato molto meglio degli avversari, il secondo tempo si è disunita, forse abbiamo pagato anche sicuramente l'inesperienza. Abbiamo perso 4-0 a Sersale, 4-0 in Coppa Italia, e domenica con lo stilo Monasterace c'è stata la reazione che come società ci aspettavamo, una bella vittoria, una gara. L'1-0 è stato anche un risultato minimo perché meritavamo di vincere 2-3-0, quindi questa squadra sta crescendo, noi ci crediamo molto, l'obiettivo è quello di salvarci il prima possibile e poi vedremo. E tutto quello che avrà saranno soddisfazioni, sì. Insomma, intanto per la partita di oggi è impegnativa, eh? Sì, oggi affrontiamo la prima della classe, una squadra che secondo me fino alla fine lotterà per vincere questo campionato. Quindi l'affrontiamo con tanto rispetto, ma senza aver timore di nessuno. Però io ho visto le immagini insieme alla squadra, insieme al mister della Gioiese, è una squadra che secondo me, come mi auguro, che a fianco a me c'è il direttore, una persona con cui ci siamo conosciuti in questa settimana telefonicamente, una persona di calcio e molto competente, gli auguro veramente di portare a termine il campionato come meritano e di poter lottare fino alla fine per la vittoria del campionato. Questa osservazione mi porta a dire che uno degli aspetti positivi proprio del calcio dilettantistico è questo, no? Questi rapporti che si creano, sì, e poi si spera che durino nel tempo. Sì, guardi, io nonostante la mia giovane età ho la fortuna di aver fatto anche campionati professionistici sempre qui a Rennes. La cosa che mi sta piacendo quest'anno, che io non sapevo dell'eccellenza, è questo fatto di ospitare la squadra al ristorante quando viene da noi e noi siamo ospitati. E questa è una cosa che nel calcio professionistico, io ho fatto 3 anni di Serie C, non si faceva, in Serie D non si faceva, in eccellenza si fa, ed è una cosa veramente molto, molto bella che ti fa creare rapporti anche di amicizia che poi durano nel tempo, che è questo il bello del calcio, soprattutto a livello dilettantistico. Abbiamo detto la politica dei giovani in prospettiva futura, ma come diceva prima, l'obiettivo è innanzitutto arrivare alla, sì, benedetta salvezza e poi guardare avanti, sì, magari intervenendo sul mercato, che sì, so, vediamo, a dicembre. Vediamo a dicembre, sicuramente il presidente, che è un innamorato del Rende Calcio, qui siamo insieme qui a 9 anni, abbiamo preso la squadra in eccellenza, l'abbiamo portata in Serie C a fare 2 anni di fila ai playoff per salire in Serie B, poi abbiamo avuto delle difficoltà, delle cose, però stiamo ripartendo, siamo una famiglia e soprattutto quello che ripeto,
ci interessa è il settore giovanile. Qui a Rende dai primi calci alla prima squadra si può giocare, e in provincia di Cosenza non ci sono altre realtà come questa. Grazie, grazie Carlo Ventra. Grazie a voi, sappiamo che Carlo Sprovieri, il direttore. E Ventra è il prossimo ospite. Bocca al lupo e buona partita a tutti. Grazie, grazie davvero. Deve andare in panchina. Allora, un grazie prima alla società Rende per l'ospitalità, e li ringraziamo. Speriamo al ritorno di essere anche noi all'altezza della loro accoglienza. Direttore, ha sentito cosa ha detto? A me intriga molto il discorso che faceva il precedente ospite. Per prendere in mano una squadra a questi livelli, o si è completamente folli o si è innamorati. Quale delle due per la Gioiese? Allora, io sono innamorato, perché io sono cresciuto a un metro, forse un muro divideva la casa mia col Cesare Giordano, per cui ricordo tutte le belle squadre. Ho fatto poco calcio un paio di anni, poi motivi di lavoro, insomma di famiglia, ho abbandonato. E poi la forza pure di avere Graziano Nocera come allenatore, dove è un ragazzo che io amico con suo padre da 50 anni, un ragazzo che ho visto crescere, l'ho seguito su tutti i campi dove lui giocava e allenava, e per cui è ancora uno stimolo in più. E poi per Gioia Tauro, perché io vorrei che Gioia Tauro non è il classico paese del sud che si identifica solo per un certo aspetto, vorrei che anche Gioia Tauro si identifichi calcisticamente, sportivamente, e questo è un appello che attraverso i vostri microfoni dovrei... Vorrei diciamo fare un appello a tutti gli operatori economici, molti ci stanno aiutando, e ancora di più vorremmo che sia veramente un binomio tra calcio, sport e commercio, insomma, ecco. Così si può andare avanti a questi livelli. La faccia bella della Calabria, no? Mostrare il più possibile la faccia bella della Calabria, perché c'è ed è ampia, per fortuna. Ma come abbiamo sentito dal team manager del Rende, è una squadra di ragazzini, ho visto pure io la lista, e questa è una bella soddisfazione per loro che ci lavorano con questi ragazzi da tanti anni, vederli oggi su un palcoscenico molto importante per il calcio dilettantistico, che secondo me, vedendo quest'anno, si avvicina molto anche alla Serie D come categoria di squadra. Ti tolgo una curiosità, ma i giovani per questo campionato sono una risorsa o sono una penalizzazione, come sostengono alcuni? Guarda, io posso dire che noi abbiamo bei giovani, che diciamo l'anno scorso io ero un'altra società di prima categoria, li ho visti crescere e sono ragazzi veramente validi. Però diciamo, ecco, bisogna vedere che campionato vuole fare la società. Il Rende li ha elogiati, noi sinceramente ne abbiamo pure, abbiamo la speranza che il futuro sia anche una squadra di giovani. Naturalmente ci vogliono anche l'under, ci vogliono anche i senior, perché sai, un giovane è la prima esperienza, incontrare questi, io vedo giocatori molto molto esperti, non so se avete visto l'ultimo acquisto che ha fatto la Promo Sport, un giocatore... Ne parlavamo prima, perché si è allenato Corrente, come dicevamo. Un giocatore che dai professionisti va a giocare, perciò vuol dire un campionato molto importante, per cui mettere un ragazzino quando già senti il nome, allora l'esperienza ci vuole anche. Deve essere un binomio tra giovani e giocatori d'esperienza. Ecco, questa idea che quelli adulti diciamo possono fare anche da chioccia ai ragazzini, non è, mi sembra una buona idea. No, assolutamente sì. Noi abbiamo D'Ascola, abbiamo Curcio, cito questo perché sono i più anello gambe, che sono ragazzi che vedono gli allenamenti come li caricano, non so se avete notato voi nel riscaldamento, sono proprio, non gli lasciano nemmeno un centimetro, questi ragazzi li incoraggiano, li vogliono. E sono la forza. Ma anche di vedere ragazzi, un giocatore che ha alle spalle una carriera, impegnarsi, essere d'esempio, è certo che aiuta molto questi ragazzi, li stimola. Assolutamente sì, ma questo significa la serietà, la professionalità di un giocatore, perché sa di essere stato pure lui giovane e se ha avuto aiuto, giustamente perché non deve darlo. È come tutte le attività, no? Penso, lei è una persona seria che vuole fare l'esperienza, è normale che ai giovani a tutti i livelli deve dare aiuto, no? Direttore, adesso parliamo del campionato. Avete perso la seconda con la Regio Mediterranea, poi siete partiti, non ce n'è più per nessuno, non vi ha fermato nessuno. Che è successo e soprattutto dove volete arrivare? Allora, quello che è successo con la Regio Med, vi posso dire no, io. No, che è successo in queste che dopo, sì, dopo la partita. Con dopo la Regio Med abbiamo fatto, per me, la partita che abbiamo fatto a Piazzone da gol. Purtroppo il portiere quel giorno, non so se era uno, due, tre portieri, perché parava tutto, per cui abbiamo anche diciamo perso meritatamente, perché quando non si vince, secondo me, si vince chi merita e perde chi perde. Per cui secondo me è stato quello. Poi, però è stato un trampolino di lancio, perché sì, quattro vittorie consecutive. Perché la vittoria magari di Promo Sport, che abbiamo fatto in nove uomini nel secondo tempo, che rievocava una partita storica a me come ragazzino, allora tifoso della Gioiese a Messina,
dove avevamo un baluardo come Raffaele Giacobbe, che era il portiere in nove uomini, l'abbiamo vinto e ha ricordato un po' questa partita a noi. Può darsi pure, non dico l'ambiente, perché abbiamo sempre giocato purtroppo a campo neutro, come noi speriamo che la prossima sia la partita in casa, la prima in casa, dopo un pellegrinaggio veramente quasi come i nomadi, diciamo, no? Per cui speriamo. Questo avrebbe dovuto penalizzarvi, in realtà forse è stato anche uno stimolo, la sì. Vogliamo vedere così, vogliamo vedere il lato positivo. Sì, sì, ma io vi ripeto, vedo 7-8 titolari gioiesi, i ragazzi di fuori sono ambientati con questa squadra, vedo veramente una fratellanza di questi ragazzi che oggi nel calcio se ne è pochi, e però è la forza secondo me di queste vittorie. Ecco, questa è in effetti la vostra forza, no? Avere 7 giocatori sì, di Gioia Tauro. Sì, 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 ma difatti quando abbiamo con Graziano Nocera abbiamo stilato un po' una lista, abbiamo puntato sui 3-4 giocatori d'esperienza, perché sapevamo di avere altrettanto ragazzi che giocavano pure fuori ma che sono venuti a giocare con noi a Gioia Tauro, hanno tutti quanti sposato il nostro progetto. No, per adesso abbiamo una squadra importante per fare un campionato importante. Poi lei mi insegna meglio di me che quando viene il bello uno balla, e se le cose vanno bene speriamo tutti che finisca bene. Direttore, come si dice, no, mangiando all'appetito viene mangiato, esatto, sì. Va bene, grazie. Okay, grazie per la sua cortesia. Adesso ci occupiamo della partita, perché ci hanno avvisato che le squadre stanno per scendere in campo, e allora credo di averlo già anticipato, ma è con piacere che vi presento Ennio Russo, che mi darà una mano per commentare questa partita. Gli diamo, Antonio, il tempo tecnico di indossare l'apparecchiatura per poterlo vedere. Intanto, come vedete sugli schermi, le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo. Allora, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera, partita interessante, ma intanto diamo le formazioni, perché ho visto che le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. Per i padroni di casa, il rende calcio, mister Viscardi schiera Franza tra i pali col numero 2 Tommasi, col numero 3 Mazzotta, col numero 4 Benvenuto, col numero 5 Novello, col numero 6 Osso, col numero 7 Chiodo, col numero 8 Riconosciuto, col numero 9 Scarpelli, col numero 10 Le Piane, col numero 11 Sidoti. In panchina, insieme a mister Salvatore Viscardi, Senatore, Pagliaro, Bisceglia, Pignataro, Chieffa, Ciardullo, Della Rocca, Giacchino e Saturnino. Per gli ospiti, ricordo ancora, perché si fosse posto solamente ora all'ascolto e non segue evidentemente questo campionato, gli ospiti sono i giocatori della Gioiese 1918, che sono in testa alla classifica, quindi gli ospiti, che sono guidati da Nocera Graziano, schierano tra i pali Stillitano, un giovanissimo del 2003, poi Scarcella Domenico, Scigliano Andrea, Guerrisi Ferdinando, Stillitano Domenico, Dastoli, Spano Curcio, Catania, Condemi e Starapoli. In panchina, con il numero 12 Palumbo, a seguire Gambi, Angilletta, Denaro, Pesce, Pavia, Lazzarini, Benalchi e Spano Rocco. È tutto pronto per l'inizio di questa interessante gara. Come dicevo prima, il rammarico è che questa partita venga disputata a porte chiuse. E abbiamo visto come si caricano i bianco-rossi di Acri. Per chi segue la partita attraverso la televisione, sulla destra dei vostri teleschermi è schierata la formazione ospite con i colori tradizionali, colori bianco-viola, mentre alla sinistra naturalmente i padroni di casa del Rende con i colori bianco-rossi. Tutto pronto? La direzione della gara è affidata a una terna di Catanzaro. Proprio in questo momento il signor Giovanni Graziano ha dato il via all'incontro. Gli assistenti sono Vladimir Codispoti e Giovanni Renda. Si gioca in condizioni climatiche piacevoli, la giornata è di sole, la temperatura è mite, il terreno di gioco mi pare in buone condizioni, ma attenzione a Rende, perché sulla destra si rende subito pericoloso con questo traversone intercettato, e adesso tiene palla fin quanto non subisce fallo, almeno questa è l'interpretazione del direttore di gara. Quindi no, si trattava solo di un fallo laterale.
ne approfitto, il gioco è fermo, ne approfitto per chiamare in causa l'ospite Ennio Russo. Allora, partita interessante, dicevo. Guardi, è la prima partita che mi vedo quest'anno di eccellenza. Ho visto partite interregionali, essendo il responsabile interregionale Gironi, e mi fa piacere perché, a parte vicino a casa, abitando qui a Cosenza, ma venire qua a Lorenzo mi suscita sempre delle ottime sensazioni. È stato un palcoscenico importante. Sono stato da presidente nel lontano 95, quindi insomma mi suscita delle emozioni, a parte come dirigente più avanti. Incontrare queste due squadre, vedere queste due squadre sarà un bel vedere, in quanto vedremo molti giovani che potrebbero essere utili a anche altre categorie, diciamo di categorie maggiori, altre squadre di categorie superiori. Quindi soprattutto il Rende, che gioca con molti under che provengono dal settore giovanile e che sono magari frutto. Attenzione, però il Rende si sente subito minaccioso, si difende bene la formazione regina, riesce ad allontanare il pallone dall'area di rigore, ma ancora un traversone intercettato di testa e poi esce abbastanza tranquillamente Stillitano e fa suo il pallone. Che poi dicevamo, sono ragazzi che la maggior parte li conosco tutti. Nella Gioiese gli under maggiormente erano nella regina. Vedi Stilletano, vedi Spanò, Condemi e via discorrendo, sono tutti ragazzi che insomma, hanno frequentato il calcio professionistico, quindi sono delle buone, avendo delle buone individualità si potrà vedere anche un bel gioco. Certo, vedremo come si svilupperà, c'è molta curiosità perché tra l'altro i due allenatori hanno diversi modi di impostare la squadra. Il Rende gioca con un 4-3-1-2 mentre gli ospiti giocano con la difesa 3-3-3-5-2. Intanto è il Rende che sembra in questa prima fase dell'incontro, sono trascorsi poco meno di 3 minuti, è più reattivo. Attenzione a questo tentativo di testa del numero 8, non andato a buon fine, non ci è arrivato per calcio di punizione sulla palla, come vedete c'è Dascoli. Una verticalizzazione verso Spanò, ha intercettato il pallone di testa, poi un tocco, ancora il pallone che finisce nei pressi di Stillitano Domenico, osserva il piazzamento dei compagni, preferisce giocare all'indietro appoggiando verso Dascoli, Cigliano, ancora una verticalizzazione, poi interviene lo scambio di testa. Si prospetta una buona azione sulla sinistra, vuole il fondo il numero 8 e attenzione, poteva incornare, non lo ha fatto, si lamenta molto il giocatore Regino, è rimasto a terra comunque il numero 3 Mazzotta per il Rende. A mio modo di vedere aveva l'opportunità di cercare l'incornata, evidentemente non l'ha potuto fare. Catania sulla sinistra, si è lamentato per essere stato strattonato. Numero 8. E attenzione, pallone lungo, impreciso, e quindi si riprenderà con Stillitano. Il capitano chiama i compagni, la palla servita dietro per Dascoli e come di consueto si allarga il gioco fino all'intervento anche di Curcio, pallone che rimbalza, rimessa laterale. Stillitano, è in vantaggio il difensore del Rende Tommasi, riesce a recuperare un bel pallone e poi lo mette in mezzo, o quantomeno prova a farlo il numero 10 Condemi. Il suo sinistro però è risultato impreciso. Franza va al recupero del pallone. Sono i primi minuti, naturalmente siamo con il risultato di 0-0, un po' più di Rende, no?
Sì, ma si stanno studiando, però quando scende la Gioiese crea sempre dei problemi per la superiorità che ha anche dal punto di vista tecnico e soprattutto a livello anche di qualità di giocatore. A Rende converrebbe giocare d'attesa e poi possibilmente partire in contropiede? Ma no, è sempre un dilemma, non si sa mai. Se uno aspetta gli avversari, è capace che loro, con la qualità che hanno davanti, con Condemi, Catania, Curcio, possono creare sempre dei problemi. Insomma, anche, guardate, è meglio giocarsela. Attenzione, se ancora la gioca tanto. E questa è la prima azione da gol. Bello il traversone che ha pescato sul secondo palo l'avanzato Scarcella, che di prima intenzione, avete visto, ha battuto al volo con lo pieno. Guardate, il pallone è terminato non distante dall'incrocio dei pali alla sinistra di Franza, che probabilmente nulla avrebbe potuto. Il tiro era violentissimo e scagliato a distanza ravvicinata. Intanto il Rende si rimette in moto sulla sinistra. Colpo di testa, centrocampo ha un buon controllo Guerrisi, chiama palla sulla sinistra, ecco la diagonale, si è inserito Tommasi, ha toccato il pallone che è terminato fuori dal rettangolo di gioco. L'arbitro dice che la rimessa tocca alla squadra di casa. Non sono d'accordo naturalmente i reggini, perché sostengono che ci sia stato il tocco di Tommasi, ma comunque è il Rende che effettua la rimessa. Alla caccia del pallone riconosciuto c'è l'intervento del direttore di gara, uno scontro di gioco, dà ragione comunque ancora una volta ai padroni di casa, il direttore di gara, il signor Graziano Giovanni. Ricordo ancora la terna è di Catanzaro. È troppo vicino perché si possa riprendere il gioco, c'era troppa presenza di Spanò, adesso si è allontanato, si può effettuare la battuta. Osserva ancora il piazzamento dei compagni, non si decide a battere il difensore rendese. Non glielo consente per la verità il direttore di gara, perché il giocatore della Gioiese, Starapoli, ha dovuto ricorrere alla panchina, alle cure della panchina, evidentemente era stato toccato duro. Fallo laterale, siamo sul settore destro, come vedete lo scambio corto, si inserisce nel fraseggio rendese il giocatore Condemi, pallone alto. Ancora un fallo laterale, siamo nella metà campo della formazione dei padroni di casa. La Gioiese che sceglie di giocare molto su questa fascia, sul settore sinistro, dove Condemi spesso ha buon gioco, ancora lui in possesso di palla, giostra bene, poi gli viene soffiato il pallone, commette fallo e quindi pronto l'intervento del direttore di gara che ha due passi. Calcio di punizione per i padroni di casa. Franza si avvicina, ci pensa lui. Vanno a schierarsi intanto i tre attaccanti per il Rende in questa fase. Il portierone rendese effettua la battuta, è un lungo linea, salta di testa Cigliano, mi pare che il pallone è terminato dopo essere carambolato sulle spalle del giocatore rendese, è terminato fuori dal rettangolo di gioco, ripensa ancora con le mani.
Sono fasi piuttosto confuse, al momento non si è delineata la partita, no? Non è una bella partita. È una fase di studio, ma soprattutto credo che si stiano un pochettino organizzando le idee della Gioiese per poter colpire. Cerca di trovare un pertugio, cerca di scardinare la difesa rendese, soprattutto giocando sulla fascia sinistra. Dove c'è Condemi che praticamente alla meglio sempre, quasi sempre sull'avversario. Si cerca sempre di individuare il punto debole, no? Questi giocatori giovani che spesso sono dei difensori e quindi... No, magari essendo anche dei giovani sono adattati in un ruolo magari non suo e quindi di conseguenza l'intelligenza poi del giocatore di esperienza sa dove andare. Sa come metterlo in difficoltà, no? E poi magari Condemi è un giocatore bravo tecnicamente, no? L'abbiamo visto, è capace di saltare l'uomo, anche il giocatore di esperienza, figuriamoci con un ragazzo che... E quindi e la loro esperienza è che sa dove devono andare, insomma, se destro, sinistro, magari o centrale, insomma, poi è sempre una qualità diciamo superiore rispetto agli avversari. L'idea, mi pare di capire, è quella di trovare il corridoio sulla sinistra, ecco, per il traversone e per la testa, come di... è successo già due volte. È quello lo schema, perché hanno visto che funzioni. Poi ci sono due giocatori abili nel gioco aereo, Catania e Spanò. E quindi attenzione comunque alla rende a questo tentativo su palla inattiva, respinge molto bene la difesa, poi si rifugia ancora in fallo laterale, poteva fare meglio in questa occasione. Tuttavia c'è il sole, ecco, il caldo in questa fase può condizionare anche i ritmi di questa partita? Oggi diciamo che è una giornata proprio mite, come lei ha detto prima, non è che proprio sia caldissima, anche se qui diciamo il periodo che dice questo periodo magari può creare dei problemi, ma non è questo. Conta poco, attenzione però ai Reggini che ci provano ancora... Con Strarapoli non trova sbocco, chiama anche il sostegno di un compagno, lo scambio corto, Guerrisi e poi ancora D'Ascoli che si incunea nell'aria, potrebbe liberarsi per il tiro, prova a caricare il suo destro, ma fa muro il giocatore del Rende. Cercano di aggirare, far girare molto velocemente la palla. Ecco, probabilmente questa sarebbe una chiave di lettura, accelerare i movimenti. È chiaro, no? Anticipare i tempi e così creare e mettere più in difficoltà magari. Giocando sulla velocità. Sì. Attenzione a Catania che riesce, sembrava alle spalle di tutti i difensori, non è di questo avviso il collaboratore dell'arbitro, dice che si può continuare. D'Ascoli sempre di fronte a lui l'avversario, non lo molla di un passo, ancora il traversone ma sul secondo palo, attenzione il tentativo di girata, ma a buon gioco la retroguardia del Rende, alimenta ancora l'azione, la formazione regina e poi indietro, tutto indietro per D'Ascoli Alessandro, il difensore, e poi è il capitano Stillitano Domenico che effettua una diagonale sempre su D'Ascoli, indietro svirgola il pallone e quindi può intervenire tranquillamente il difensore. C'è lo scontro al centrocampo, lascia proseguire il direttore di gara, non ha ravvisato gli estremi per intervenire, tuttavia il giocatore del Rende, come vedete, è ancora a terra a centrocampo, si sincera delle sue condizioni il signor Graziano e poi chiede l'intervento della panchina. È anche interessante lo sviluppo sulla fascia destra, perché si inserisce con efficacia il quinto che va a chiudere l'azione, ma sì. Questo è il gioco del 3-5-2, quando sei in fase offensiva il quinto va a chiudere sul traversone nato dalla fascia, dall'altra fascia. Sulla fascia destra opera Scarcella Domenico, che come abbiamo visto che è un 2005. Giovanissimo, tra l'altro anche lui sembra abbastanza dotato tecnicamente, ha avuto quella buona opportunità sulla palla scodellata al centro, il tiro di buona. Ci vuole anche coraggio, un ragazzo giovane. No, ma assolutamente, questo qui si acquisisce giocando, no? L'autostima avviene quando tu giochi e hai una possibilità magari di mostrarti e di dimostrare quello che poi
prevalere, magari anche la possibilità che lo stesso compagno ti passa la palla, vuol dire che a stima di te te la può passare, insomma. Certo. Queste qua sono cose importanti per i giovani. Immagino che dietro ci sia anche un lavoro di schemi provati nell'allenamento. Assolutamente. Cioè, ma si difende, cioè, ancora il rend, potrebbe passare agevolmente di testa, e lo fa in effetti il difensore nel novello verso Franza. Comunque non bisogna notare, insomma, non dimenticare i ragazzi del rende che sono molto più giovani della Sì, sì, lo abbiamo detto prima, lo abbiamo evidenziato. E anche qua si vede il lavoro dell'allenatore, magari, che vede, diciamo, che dà più o meno un discorso, diciamo, di compattezza alla squadra e non va in affanno. In questo caso si dice che l'allenatore riesca a trasmettere il proprio carattere, se è un uomo di polso, un uomo, sì, di carattere, dia carattere anche alla squadra. O magari la tranquillità, no? Sì. Può essere la tranquillità, magari, e poter farli giocare, cioè, anche se sbagliate, continuate a giocare, non vi preoccupate, insomma, questo è. Vediamo adesso cosa riesce a organizzare la formazione Regina. Come di consueto lo scambio è per linee orizzontali, ma questa è la filosofia del gioco moderno, no? Partire dalla retroguardia, la manovra si sviluppa nella fase difensiva. È il portiere che è il difensore aggiunto, insomma, con i piedi dovrebbe far partire l'azione. Ecco, a proposito di questo, Stillitano è un 2003, in questa categoria avere un portiere bravo, giovane, aiuta molto. Questo è proveniente dalla Regina, questo qui 2 anni fa era a Reggio, quindi è un portiere già che ha calcato i campi dei professionisti. Collaudato. Come Franza pure. Franza è un Franza giocatore è grande, che era pure a giocare. È stato anche all'Acri, ha giocato anche con l'Acri, come Gigi Lepiane del resto. Sì, infatti. Attenzione ancora a questo tentativo verticale, pallone ancora in fallo laterale. Si rinnova per l'ennesima volta il duello tra D'Astoli e il suo avversario. Il fulambolico giocatore reggino cerca di farsi luce. Si gioca in un fazzoletto di terreno, come vedete, pallone che è terminato direttamente in fallo laterale. Vediamo se vanno a pressare alti i giocatori del Gioiese. C'è una rimessa con le mani all'angolo. Benvenuto, alza campanile. Catania ha il problema di girarsi, vede lateralmente, cerca di servirlo, ma nel frattempo alle sue spalle il giocatore, il suo controllore lo aveva steso, se ne è accorto il direttore di gara ed è prontamente intervenuto. Come vedete, concede un calcio di punizione da distanza interessante per i reggini. Attenzione, perché la formazione guidata da Nocera sulle palle inattive è molto brava a sfruttare le palle inattive, ne sa qualcosa la Morrone. E le qualità dei giocatori che vengono fuori anche sulle palle inattive, no? Attenzione, potrebbe esserci una sostituzione. È stata una errata mia interpretazione, avevo visto qualcuno che si dirigesse verso la panchina. Sulla palla Condemi, sicuramente ci sarà la battuta all'indirizzo della porta. Di sinistro invece non è Condemi a battere il pallone che rimbalza sulla barriera. Il calcio di punizione era stato battuto da Curcio. Ancora un intervento irregolare, ancora l'intervento del direttore di gara. Calcio di punizione, va a schierarsi la nutrita difesa del rende, tutti a difendere l'area di rigore. Mentre per i reggini in questo caso c'è il solito schema, no? Quando c'è una palla inattiva si portano avanti le torri della difesa per cercare di sfruttare la loro abilità. Anche solo per fare No, di solito un difensore in un campionato ti può produrre 2-3 gol e quindi fanno bene per la squadra, insomma. Vediamo, in effetti si sono portati in avanti le due torri di difesa.
Pallone molto tagliato, è bravo il difensore a respingere, ma può alimentare l'azione Scarcella. Starapoli e poi il numero 4 del Rende libera, o quantomeno cerca di liberare la sua metà campo, ma non ha successo, e il pallone è ancora in fallo laterale. Pallone indietro verso Scigliano dalla parte opposta, Stillitano, ancora una diagonale che non trova sbocco, ma può servire ancora in avanti verso Catania e ancora verso Condemi, questa volta a buon gioco Tommasi, però nel tentativo di rinviare mette il pallone in fallo laterale. Tocca a Curcio, questa volta riprende il gioco mentre in aria sono portati Catania e Condemi. Catania, il numero 9, cerca la giocata di Fino, voleva mettere il pallone a terra toccandolo col petto, non gli è riuscito, poi c'è uno scambio, una strattonata all'altezza dei 30 metri. Il direttore di gara interviene e comanda il calcio di punizione. Siamo 21 minuti qui al Marco Lorenzon di Rende, anticipo valido per la settima giornata del campionato di eccellenza calabrese. Le squadre ancora sono sullo 0-0, si stanno affrontando il Rende e la Gioiese 1918, prima in classifica del girone A del campionato di eccellenza. Franza, Stillitano e poi finisce a terra in area di rigore il giocatore della Gioiese, è stato spinto piuttosto palesemente, quindi calcio di punizione inevitabile comandato dal direttore di gara. Stillitano Domenico potrebbe battere lungo, ma invece preferisce fare la consueta giocata allargando il gioco, si muove in linee orizzontali, poi il pallone è sempre verso Scigliano che come di consueto lo scambia, ancora possesso di palla lungo, si gioca come dicevo per linee orizzontali. Domenico Stillitano, questa volta la verticalizzazione, interviene il difensore, cade male, si appoggia male sul terreno, ma si tratta di una semplice rimessa con le mani, nulla di preoccupante per il difensore del Rende che aveva dato la sensazione invece di aver poggiato male il piede. Franza, sono passati 23 minuti e tutto sommato Franza, se escludiamo quel tiro al volo nei primi minuti di Scarcella, ha fatto un lavoro di ordinaria amministrazione, no? Sì. Così, no, stavo vedendo dei risultati che sono altri. No, stavo dicendo che Franza tutto sommato ha fatto lavoro di ordinaria amministrazione. Sì, no, il problema, io stavo dicendo prima, stavo pensando che tra me e me non c'è stato un tiro in porta, nessuna delle tue squadre, quindi sì, stato il predominio della Gioiese, però secondo me Bosco diceva per vincere bisogna fare sì. Il volto, bisogna tirare in porta. Bosco era meraviglioso perché ha lasciato, non vediamo neanche se i portieri sono bravi, quindi diceva, vediamo. Anche rigore quanto l'arbitro fischia, no? Sono quei personaggi che indimenticabili che ci ha regalato il calcio. Dovremmo tirare un po'. Attenzione alla verticalizzazione del Rende, cade ma è incespicato sul pallone, non c'è niente, in effetti l'arbitro non interviene. Curcio ancora per Starapoli e poi è intervenuto il difensore Osso del Rende, dalla parte opposta invece è Stillitano, lo scambio corto da questa parte naturalmente sulla sinistra per Andrea Scigliano, non vuole questa volta lo scambio corto, preferisce la gittata lunga, non è una buona idea, riesce a liberare la difesa ma ancora il pallone in possesso saldamente della formazione ospite. D'Astoli Alessandro lo scambia ancora
con Stillitano e poi da questa parte il solito schema per iniziare la manovra. Curcio, ancora indietro, D'Ascoli, sempre lui, Scigliano, ancora la solita verticalizzazione verso Condemi che era finito alle spalle di tutti i difensori rendesi. Se n'è accorto il guardaline che opera dalla parte opposta rispetto alla tribuna del Marco Lorenzon, ha sventolato la bandierina per cui l'arbitro è intervenuto, calcio di punizione. Guadagna tutti i secondi che ha a disposizione la formazione rendese. È anche un modo per spezzare il ritmo all'avversario, no? Quello di guadagnare tutto il tempo che si ha a disposizione. Per esempio, insomma, il risultato d'occhiale è sempre una cosa positiva. Quindi, certo, certo, contro la Gioiese, sì. Con la Gioiese un risultato di parità sarebbe un risultato importante. Ancora in difesa c'è il colpo di testa a liberare e poi Spanò, intervenuto con successo riconosciuto ha cercato di aprire un corridoio, ma è stato bravo Stillitano ad intervenire e adesso la Gese potrebbe venire avanti ma perde l'attimo, poi ne recupera, è bravo in questa occasione Guerrisi, chiede con assistenza al compagno, a Domenico Stillitano, e poi è indietro questa volta, troppo indietro con Demi, ha lasciato la sua fascia di competenza, però c'è Curcio che aveva stoppato bene, ma ancora una volta ha vanificato il pregevole intervento di Curcio, l'assistente che opera, ripeto e ribadisco, dalla parte opposta, e ha fermato il gioco il direttore di gara per comandare l'ennesimo calcio di punizione a favore dei padroni di casa. Sul pallone Tommasi, c'è indietro Franza, potrebbe liberare su di lui, allarga le mani un po' sconsolato il difensore, potrebbe servire Franza, non è di questo avviso, preferisce la gittata lunga. Cigliano di testa, ancora di testa, e poi Condemi mette la palla a terra con la solita eleganza. Ancora il rende. Catania ha il problema di girarsi, vede dalla parte opposta e apre bene per Scarcella, il numero 2 avanza e poi indirizza nel cuore dell'area di rigore. Buono l'intervento di testa di Novello a liberare. Adesso il rende potrebbe ripartire con Gigi Lepiane. Scontro tra lui e il difensore, dà ragione a chi difende il direttore di gara, si arrabbia molto l'attaccante del rende, però la decisione del signor Graziano favorisce la formazione ospite, lo scambio corto con Guerrisi che vede ancora Condemi sul settore sinistro, cerca di entrare in area di rigore, doppio passo, vuole liberare il tiro, ci prova col suo destro, ha cercato di tagliare verso l'interno ma il pallone è risultato troppo alto rispetto alla porta di Franza. Cosa di diverso potrebbe fare per scardinare l'attenta retroguardia del rende? Secondo me Condemi, che è il giocatore diciamo che può fare più la differenza a livello tecnico, dovrebbe giocare più vicino, secondo me, a tirare in porta, insomma, vicino all'attaccante. A centrarlo rispetto a questa posizione defilata a sinistra, forse va a farlo giocare un po' più centrale. Cioè, io lo vedo, però non è una questione. No, ma sono delle opinioni, naturalmente. Sì. Siamo qui per dare semplice fare delle osservazioni. Osservazioni costruttive e mai distruttive. Ma certo. Poi magari farà un grande cross, vinceranno la partita con Condemi esterno, però dato che Condemi io lo conosco più come, diciamo, quasi finalizzatore, come trequartista e come giocatore. Che può dare, può fare la differenza anche nella realizzazione, lo vedrei più si alternano forte. Con Demi e Curcio, ho visto che anche Curcio si sposta sul settore sinistro proprio per evidentemente trovare l'angolazione giusta. Adesso il rende,
ci prova ancora la formazione padrona di casa. Le Piane era troppo in avanti rispetto alla palla che gli è stata servita in piena area di rigore, non riesce il controllo al difensore, per cui si avvantaggerà della rimessa con le mani. La formazione regina va alla battuta. Stillitano Domenico, il capitano, tocca sempre a lui riannodare la fase difensiva. Inevitabile il pallone verso il compagno di reparto D'Astoli e poi da questo naturalmente a Scigliano. Scambio corto tra i due, riapertura ancora verso Stillitano e da quest'ultimo la solita giocata all'indirizzo di Catania. È ancora bravo il difensore rendese, Catania insegue il pallone, Gigi Lepiane non riesce a toccarlo quel tanto da mettere in movimento il compagno e siamo già sul fronte offensivo della Gioiese. Gigi Lepiane, pallone a terra, questa volta è bravo, su di lui viene commesso fallo in maniera plateale, troppo al giudizio del direttore di gara, e quindi finisce sul taccuino del signor Graziano, il numero 6 della Gioiese, quindi D'Astoli ammonito. Continuando così si potrebbero innervosire i ragazzi alla Gioiese, quindi devono stare più calmi e magari cercare di manovrare palla a terra e vedere di trovare, diciamo, una soluzione. Come dicevo prima, girando la palla più velocemente, insomma, tenendo palla, potrebbero creare delle difficoltà. Il fatto, il fatto che non riescano a scardinare... Le palle alte sono a favore sempre dei difensori, quindi... Soprattutto quelle centrali, se la battuta è centrale il difensore è avvantaggiato. Quindi secondo me dovrebbero più fraseggiare per cercare di arrivare vicino alla porta e tirare, soprattutto. Il rende che si affaccia dalle parti di Stillitano lo fa con un potente tiro che è stato murato, poi cerca di aprirsi un varco sul settore sinistro e mette in qualche modo in apprensione la retroguardia, costringendola al calcio d'angolo. Questo è il primo calcio d'angolo per il rende sicuramente e credo che sia anche il primo della partita, non ho appuntato altri tiri dalla bandierina, per cui sicuramente il primo calcio d'angolo per il rende. Anche in questa occasione sfruttano appieno il tempo a loro disposizione, ma intanto vanno a posizionarsi anche nell'area di rigore. C'è Lepiane, supportato anche da Scarpelli, Sidoti, sono tutti lì. Il pallone è corto, adesso è diventato problematico effettuare il traversone, viene effettuato rasoterra, un tentativo di tiro e poi dalla distanza ci ha provato il giocatore del rende. La prima palla interessante è stata scagliata da Osso, siamo alla mezz'ora, attenzione c'è anche il replay, il tiro al volo di Mattia Novello. Di... Novello? Sì, sì. Sul... Credevo di aver visto il numero 6. Tuttavia il pallone è terminato sulla sinistra del portiere Stellitano. Ancora Sidoti, si dà da fare, finisce a terra il giocatore della Gioiese. Ancora gioco fermo, calcio di punizione. Guerrisi chiede la distanza per le Piane, poi il solito fraseggio difensivo che vede il protagonista ancora D'Ascoli, poi Stillitano. Recupera palla il rende con Scarpelli, dovrebbe liberarsi del pallone, è bravo tuttavia a superare due avversari, servire le Piane. Cerca il pertugio, l'incursione sulla sinistra, l'attaccante rendese, pallone che finisce fuori dal rettangolo di gioco, l'ultimo a toccare è stato il difensore della Gioiese, si rimette il pallone in campo con il giocatore in casacca biancorossa. Le Piane, lo scambio corto e pallone al limite dell'area di rigore, buono il colpo di testa a liberare ma alimenta l'azione ancora la squadra rendese e ancora un intervento scorretto da parte del giocatore Regino e calcio di punizione
dalla distanza, è una distanza tale che non si possa presumere la velleità di tirare direttamente in porta, quindi è molto probabile che Mazzotta, che è sul pallone, opterà per effettuare una palombella nel cuore dell'area di rigore nel tentativo di trovare l'incornata di uno degli attaccanti o magari anche del difensore centrale, il numero 5, che si è portato nell'area di rigore. Le piane, era scattato per dettare il passaggio, l'idea era buona, ma Mazzotta non è riuscito a calibrare bene il pallone. Catania adesso. È buono l'intervento del difensore, potrebbe perfezionare la ripresa del gioco. Nel frattempo però Sterapoli è stato atterrato e quindi calcio di punizione. Guerrisi sulla sinistra per Condemi, doppio passo ancora, cerca il fondo, lo trova ma trova anche la ribattuta del difensore, ci prova di destro e questa volta guadagna un calcio d'angolo. Ci avviamo al termine del primo tempo, siamo al 36esimo minuto e la Giese ha guadagnato un calcio d'angolo. Solito schema che chiama in avanti i protagonisti del reparto difensivo, ovvero Stillitano e Dascoli. Si muove molto Stillitano, va sul secondo palo, il pallone è indirizzato invece sul primo palo. Al limite dell'area di rigore c'è uno scontro, ha avuto la peggio il difensore del Rende e quindi l'intervento ancora del direttore di gara, il signor Graziano di Catanzaro. Rente in possesso di palla, Franza, l'esperto portiere rendese, si porta il pallone nel cuore dell'area di rigore, dà respiro alla sua squadra. Ecco finalmente la battuta del numero uno della formazione cosentina. Cigliano, Spanò, autore di una doppietta domenica scorsa contro la Morrone. Nonostante l'intervento duro non c'è stato nessun fallo, almeno questo dice l'arbitro. Spanò cerca di farsi luce e poi ha una buona incursione sulla destra che vede protagonista Gigi Lepiane, cerca l'affondo e poi il traversone radente e non è riuscito a intervenire anche per l'ottimo intervento di Stillitano. E poi francamente da questa posizione non sono riuscito a vedere perché c'è stato l'intervento del direttore di gara. Fuorigioco. C'è un fuorigioco, è stato fischiato un fuorigioco e quindi calcio di punizione. Si deve rifare tutto da capo perché aveva guadagnato troppi metri in avanti e quindi Scigliano adesso verso il solito Dascoli e poi sicuramente dalla parte opposta verso Stillitano, anzi fra i due si inserisce il portiere e l'altro Stillitano Francesco, questo invece in possesso di palle Domenico che come di consueto apre sulla sinistra per Scigliano. Condemi perde palla, riconosciuto e poi sulla destra Sidoti che viene falciato e c'è ancora l'intervento del direttore di gara. Si stava involando sulla destra Sidoti, è entrato in spaccata e è stato ammonito il giocatore della Giese. E come dicevi gli animi si stanno surriscaldando e sostanzialmente dobbiamo dire che è stata una partita finora molto molto corretta. Questo è in effetti il primo fallo di una certa rilevanza perché il giocatore era lanciato e ha corso il rischio di avere una sanzione maggiore, però tuttavia ha deciso di rischiare il giocatore della Gioiese. Si cerca di portare soprattutto la calma fra le squadre.
va a posizionarsi la retroguardia gioiese e dall'altra parte c'è il Rende che cerca di sfruttare al meglio questa opportunità che nasce da palla inattiva. Siamo sul settore destro, il pallone sarà scodellato sicuramente a centro aria, però nel battibecco che ha fatto seguito all'azione irregolare del giocatore della Gioiese, l'arbitro sta prendendo le misure ai giocatori che evidentemente hanno il carattere più sanguigno e li sta riportando all'ordine, come vedete. In particolare con Scigliano, ecco, addirittura prende ancora un provvedimento, ammonisce Scigliano da questa parte, dalla parte destra, e poi Scarpelli per il Rende. Decisione salomonica da parte del direttore di gara per tenere sotto controllo gli animi, mi pare opportuno, no? Che possa intervenire problema, l'arbitro. Sì, però diciamo dopo il predominio che sta avendo la Gioiese a 3 ammonizioni, un pochino troppo. Sì, nervosismo perché non si riesce a trovare lo sbocco, non si riesce a impensierire Franza. E quindi di conseguenza può sfociare in questo nervosismo e creare dei problemi poi magari nell'andamento anche del campionato, perché poi le ammonizioni si sommano. Per di sì, più la stessa partita può essere condizionata. Tra l'altro una partita, che non ha non c'è cattiveria. Però osserviamo adesso questa battuta, come dicevo, pallone scodellato nel cuore dell'area di rigore, è intervenuta la retroguardia, però Le Piane ha tentato e voleva il fondo, ma è stato abile il difensore Scigliano a liberarsi del pallone. Catania si gira e poi può liberare dalla parte opposta. Buona questa apertura verso Scarcella, Domenico. Il diagonale e la doveva aspettare, poteva scendere o aspettare ancora un po', però ha recuperato palla la formazione gioiese con Spanò. Domenico Spanò, ecco il suo attraversone, interviene ben appostato in area Tommasi e poi c'è l'intervento del direttore di gara. Ecco, questa era una buona azione sulla destra. Magari poteva scendere un altro pochettino. Ecco, qui l'inesperienza del giovane, no? Sì, poteva poteva affondare. E poi tagliare in diagonale. Ha voluto anticipare e magari erano in numero maggiore i difensori. Ha favorito il difensore, in questa occasione ha favorito il difensore. Anche se poi è riuscito a recuperare, però ha perso il tempo per tirare in porta. Intanto mancano 2 minuti al termine dei primi 45 regolamentari, probabilmente ci sarà qualcosa da recuperare, la partita è stata spezzettata spesso, quindi mi aspetto almeno un paio di minuti di recupero, vedremo quello che deciderà il direttore di gara. Anche in questa occasione, come vedete, si perde molto tempo. È entrato in campo il medico sociale, credo, perché c'è il giocatore Mazzotta a terra e quindi si interviene. Beh, ormai ci avviciniamo alla conclusione di questi primi 45 minuti, tutto sommato possiamo dire che lo 0-0 è lo specchio di quello che abbiamo visto in campo, no? Predominio della Gioiese, però senza, diciamo, andare a colpire, quindi di conseguenza il Rende si è saputo difendere, mai in affanno. Non ha avuto grosse difficoltà a difendersi perché ha imbrigliato bene la manovra degli avversari. E non è facile tenere imbrigliati questi attaccanti, e sono stati bravi i giocatori del Rende in questo, in questi primi 45 minuti. E poi magari la Gioiese non ha fraseggiato velocemente come si diceva prima, poteva creando avendo la qualità dei giocatori per non è riuscita ad accelerare, forse che bisogna scambiare molto più velocemente, tenere palla e cercare di creargli problemi. Adesso vedete Di andare uno contro uno. Scarcella proprio si è visto, non sapeva cosa fare in questo momento. Scarcella, c'è un po' di confusione anche a centrocampo. Prima Scarcella aveva le idee chiare su come far sviluppare l'azione. Adesso stanno aggredendo di più il Rende, sta aggredendo il portatore di palla. A mio avviso sta cercando di inaridire anche la fonte del gioco. Ma perché loro si sono innervositi.
questo. E poi quando subentra il nervosismo si complica magari tutto, giocano, si complica tutto. Giocano un pochettino la palla. C'è ancora terra Gigi Lepiane per il rende e io credo che ci sarà il tempo solo per riprendere il gioco, e poi siamo già entrati nella fase di recupero. Assisteremo sicuramente alla battuta e poi si andrà negli spogliatoi, almeno questo è quello che io immagino, considerati i 45 minuti che abbiamo appena visto. La palla è per il rende, che correttamente la restituirà sicuramente alla Gioiese, e in effetti è così il pallone che va verso Stillitano. Il giovanissimo portiere Francesco Stillitano osserva il piazzamento dei compagni, guardate la sua battuta altissima e lunga. Era Stillitano Domenico che ha cercato di servire in avanti, ma ha sbagliato clamorosamente la battuta. E adesso assisteremo alla ripresa del gioco con le mani da parte della formazione biancorossa. Strattonato vistosamente, ma resta in piedi, ma la strattonata era... Avrei detto che era questa volta calcio di punizione in favore del rende, perché ho visto la strattonata, ma evidentemente poi ha fatto fallo successivamente. Ah, l'arbitro era meglio piazzato di non. Sicuramente. Stillitano, il capitano, ancora lui dalla sua battuta lunga. Catania, è interessante questa soluzione di Catania. Buona nelle intenzioni, ma clamorosamente sbagliata nella mira, di collo pieno. Con molta abilità, devo dire, Catania si era preparato bene, si era preparato alla battuta, doveva farla abbassare di più la palla, sì, la doveva colpire meglio, e il pallone è terminato altissimo. Siamo due minuti dopo il 45esimo, probabilmente adesso sbaglia Franza, ma per fortuna per lui c'è un suo difensore che riesce a recuperare il pallone. Lepiane di testa, ancora il duello aereo con Stillitano. Calcio di punizione ancora comandato dal direttore di gara per la formazione dei padroni di casa. Anzi, da questa parte era il calcio di punizione. Avevo visto il braccio alzato prima. Catania di testa, sponda! Attenzione alla girata! Mamma mia, che stava per combinare proprio sullo scadere il numero 7 Spanò, lo dicevo prima, autore di una doppietta che ha consentito alla formazione regina di battere 7 giorni fa la Morrone. E su questa azione pregevole tuttavia di Spanò, il direttore di gara manda tutti a bere il tè nello spogliatoio e a ritrovare un po' di energie anche mentali, perché come abbiamo visto nell'ultima fase, soprattutto da parte della formazione regina, c'è troppa tensione. È stato... Come si vede al tabellino, mi pare che sono 4 ammoniti. Sì. 4 ammoniti dalla Gioiese contro 1, mi pare. E magari il rende si sta difendendo, quindi dovrebbe essere il contrario. Ci fermiamo allora, gentili telespettatori che seguite Calabria TV e Stadio Radio. Siamo in diretta dal Marco Lorenzon di Rende, ci fermiamo per qualche minuto e ci ritroveremo subito dopo ancora qui per questo anticipo del campionato di eccellenza Girone A tra Rende e Gioiese. A tra poco. Tuo viaggio, scegli Best Western, perché quando sei al Best, sei in un hotel Best Western. Ti conquista per la qualità e ti sorprende per i suoi best. Prenota subito il tuo hotel su bestwestern.it. Hotel Class Best Western. Soggiorni che si trasformano in momenti di vero relax. Dai visibilità alla tua azienda. Prenota questo spazio. Chiama subito lo 0964 66 990.
Grand Hotel Lamezia, 4 stelle, in un punto strategico di fronte alla stazione centrale di Lamezia Terme e a soli 2 minuti dall'aeroporto internazionale. Grand Hotel Lamezia è una struttura accogliente e funzionale, con personale altamente esperto nel settore che opera nel rispetto delle regole di prevenzione anti-Covid. Gli ambienti della struttura vengono sanificati giornalmente con rilascio di apposita certificazione. Ci prendiamo cura dei nostri ospiti. La struttura garantisce una serie di servizi utili a soddisfare qualunque esigenza, dal pernottamento alla ristorazione, parcheggio custodito, bar interno hotel, ampie ed attrezzate sale meeting dotate di ogni comfort. Grand Hotel Lamezia. Per informazioni e prenotazioni 0968 53021 www.grandhotellamezia.it. Grand Hotel Lamezia. Non offriamo solo ospitalità, ci occupiamo prima di tutto del vostro benessere. A me piace la vita moderna, gli abiti all'ultima moda, la tecnologia. Ma a tavola desidero solo la tradizione. Io non rinuncio alle tradizioni più tipiche. Io non rinuncio alla vecchia macina. La vecchia macina, ristorante pizzeria, cucina tipica casereccia e specialità di pesce fresco. La vecchia macina, tranquillità e intimità da provare, anche con cena a lume di candela, nella terrazza all'aperto. La vecchia macina, situata in un casolare ottocentesco di rara bellezza, su una collina con vista mare. La vecchia macina, Contrada Rosa, a Bovalino. Prenotazioni al 347 88 32 583. Tuo viaggio. Scegli Best Western, perché quando sei al best, sei in un hotel Best Western. Ti conquista per la qualità e ti sorprende per i suoi best. Prenota subito il tuo hotel su bestwestern.it. Hotel Class Best Western. Soggiorni che si trasformano in momenti di vero relax. Dai visibilità alla tua azienda. Prenota questo spazio. Chiama subito lo 0964 66 990. Grand Hotel Lamezia, 4 stelle, in un punto strategico di fronte alla stazione centrale di Lamezia Terme e a soli 2 minuti dall'aeroporto internazionale. Grand Hotel Lamezia è una struttura accogliente e funzionale, con personale altamente esperto nel settore che opera nel rispetto delle regole di prevenzione anti-Covid. Gli ambienti della struttura vengono sanificati giornalmente con rilascio di apposita certificazione. Ci prendiamo cura dei nostri ospiti. La struttura garantisce una serie di servizi utili a soddisfare qualunque esigenza, dal pernottamento alla ristorazione, parcheggio custodito, bar interno hotel, ampie ed attrezzate sale meeting dotate di ogni comfort. Grand Hotel Lamezia. Per informazioni e prenotazioni 0968 53021 www.grandhotellamezia.it. Grand Hotel Lamezia. Non offriamo solo ospitalità, ci occupiamo prima di tutto del vostro benessere. A me piace la vita moderna, gli abiti all'ultima moda, la tecnologia. Ma a tavola desidero solo la tradizione. Io non rinuncio alle tradizioni più tipiche. Io non rinuncio alla vecchia macina. La vecchia macina, ristorante pizzeria, cucina tipica casereccia e specialità di pesce fresco. La vecchia macina, tranquillità e intimità da provare, anche con cena a lume di candela, nella terrazza all'aperto. La vecchia macina, situata in un casolare ottocentesco di rara bellezza, su una collina con vista mare. La vecchia macina, Contrada Rosa, a Bovalino. Prenotazioni al 347 88 32 583. Ancora un buon pomeriggio dal Marco Lorenzon di Rende. Siamo nell'intervallo della partita di anticipo della settima giornata del campionato di eccellenza calabrese, girone A.
su questo terreno di gioco si stanno affrontando i padroni di casa del Rende e gli ospiti della Gioiese, tra l'altro Gioiese che è la prima della classe, l'abbiamo detto nel corso dei primi 45 minuti, è proprio da lei che ci aspettavamo qualcosa di più, no? Abbiamo, parlo con, a beneficio di chi si ponesse solo ora in visione all'ascolto, con Ennio Russo che ha commentato con me questi primi 45 minuti. Ennio, dicevo, c'era da aspettarsi qualcosa di più della, della Gioiese? Nella finalizzazione, perché come predominio sul campo ne ha avuto, diciamo, credo che sia per il 70-80% del primo tempo abbia condotto, diciamo, le azioni, però non ha mai prodotto qualcosa di importante, quando non ha fatto neanche un tiro in porta nello specchio della porta. Nessuno, mi pare che due tiri e tutte fuori. Opportunamente Antonio Blefari ha riproposto dalla regia anche nella fase di intervallo le azioni salienti, ma è un'esagerazione di salienti perché c'è stato poco in realtà. Paradossalmente Renda ha avuto un'occasione importante, sì, un tiro di fuori area che poteva impensierire il portiere, però è stato bilanciato nella fase iniziale da quella buona palla, da quella buona effettiva che è partita da Condemi, quel traversone che ha pescato Scarcella, che da buonissima posizione, tra l'altro un giocatore giovanissimo, abbiamo detto, ha avuto anche il coraggio di tentare il tiro a volo, non era facile anche per un veterano, no? Il tiro a volo mette sempre a rischio di fare delle figuracce, lui non ci ha pensato due volte. Assolutamente, poi non solo su quello, ha avuto delle buone iniziative, purtroppo non supportato da, diciamo, dai compagni. Ecco, una cosa che potrebbe fare il mister, dire, a mio modo di vedere, di giocare anche non solo sulla fascia sinistra, che è stata la parte prevalente in questi primi 45 minuti, nella quale soprattutto attraverso Scigliano e Condemi si è giocato, no, nella parte sinistra. Si potrebbe invece cercare di sfruttare proprio la superiorità numerica creata da Domenico Scarcella, questo giovanissimo. La superiorità secondo me la crea Condemi. La superiorità come la crea? La crea tirandosi gli avversari e poi lasciando libero il campo opposto, perché giocando 3-5-2 è il quinto che va sempre a chiudere le azioni e quindi di conseguenza è il proprio gioco che si fa, e ha trovato Scarcella più di una volta libero di poter o passare la palla o di concludere. Io direi proprio che proprio per bisogna vedere se Scarcella poi sarà capace di fare quello che fa con Demi qua. Io credo l'ha cercato poco, è chiaro quello che hai detto, però poi questa finalizzazione ha trovato difficoltà la Gioiese a metterla in pratica in campo, perché Scarcella solo un paio di occasioni è stato messo in condizione di poter creare. Ma perché si sta mancando il fraseggio in mezzo al campo, e secondo me l'aumento dei ritmi nei vari passaggi per creare dei problemi e impensierire da un lato all'altro gli avversari nelle varie scalate, puoi trovare impreparato la difesa. Se si gioca statico, o magari giocando, facendo sempre le stesse giocate, non puoi produci poco veramente. Un altro aspetto che andrebbe la pena di affrontare è quello di evitare di giocare palle alte, perché abbiamo visto che la difesa del Rende è ben messa in campo e ha concesso poco sulle palle alte. Magari giocando più veloce e palle a terra, fraseggi più corti. È chiaro. E poi dopo diciamo una cosa, bisogna fare un plauso al Rende, perché con i giovani sta non soffrendo lì nella fase difensiva, sta difendendo ordinatamente senza. Ma il fatto stesso che Franza, come abbiamo più volte ribadito, non abbia fatto un intervento, questa la dice questo lunga. Questo può essere pure un demerito della Gioiese, che Franza non ha fatto una parata, però il Rende ho visto che si difende ordinatamente in tutta la zona del campo, quindi bisogna dare atto a Cesare perché
La Giese ha davanti giocatori come Condemi, come Spanò e come Catania che in questo campionato fanno in qualsiasi momento la differenza. Avendoli controllato bene, non consentendo loro di poter battere a rete, trovare il varco per poter battere a rete, vuol dire che in effetti la formazione rendese si è difesa con ordine e soprattutto è stata anche sostenuta dal centrocampo che molto spesso è rientrato per dare manforte. Ma si è saputo difendere, si è corta e si è difesa. Insomma. Il problema è creare più fraseggio in mezzo al campo dalla parte della Gioiese per cercare di scardinare e fare qualche errore, diciamo, ai ragazzi del Rende. E dall'altra parte, nei vari movimenti, no? Dall'altra parte il Rende in avanti sta facendo quello che può, no? Vabbè, il Rende in avanti non è che, però ha creato bene o male in una fase concitata anche un tiro diciamo importante, no? Dove... Allora, le squadre sono ritornate in campo, ricordo che la partita è affidata a una terna arbitrale di Catanzaro, il direttore di gara è il signor Giovanni Graziano, i suoi assistenti sono Codispoti e Renda. Il direttore di gara che ha avuto, pur trattandosi di una partita tutto sommato tranquilla, ha avuto il suo ben da fare perché ci sono state molte ammonizioni. Non è stata una partita cattiva, ci sono stati alcuni momenti in cui la tensione è salita. Ma si sono innervositi più i ragazzi della Gioiese perché non riescono a trovare questo, diciamo, la giusta misura alla partita che devono dare loro, no? E al posto degli allenatori lasceresti le stesse formazioni dei primi 45 minuti o opteresti per qualche cambio? No, non so chi hanno in banchina, le forze che hanno in banchina, e poi magari gli allenatori da lunedì a venerdì, da martedì diciamo, fino a venerdì allenano i ragazzi e sanno chi è più in forma e meno in forma, però magari qualcosa, conoscendo qualche ragazzo, sposterei di ruolo, insomma. Si potrebbe ripartire da qui, no? Cercare di spostare qualcosa con le risorse che si hanno già in campo. Sì. A proposito di risorse, una risorsa per la retroguardia della Gioiese è sicuramente il numero 6 D'Astoli, che insieme a Stillitano sono due pilastri praticamente. Lo scambio ancora con Scarcella, il solito fraseggio difensivo per avviare la manovra che poi parte dai piedi, ecco come vedete ancora da Stillitano, Domenico Stillitano. Questa volta non trovano sbocchi e allora Scigliano è costretto ancora a scambiare con Dascoli, ancora sempre su Domenico Stillitano. È la solita battuta lunga all'indirizzo di Catania, il numero 9 non riesce a controllare, copre, fa velo il numero 2, bravo a far velo per l'intervento di Franza. Gigi Lepiane rincorre il pallone ma è fuori dalla sua portata, troppo lunga la gittata del portiere rendese e quindi la Gioiese con il suo capitano Dascoli effettuerà la rimessa con le mani. Un minuto di gioco qui al Marco Lorenzon, 0-0 in questa interessante partita tra la prima della classe e il Rende. Gioiese con il suo capitano Stillitano verso Catania, Spanò è ancora bravo su di lui, un mastino, davvero un autentico mastino novello che ha questa brutta gatta da pelare. Mi sembrava che Spanò, l'anno scorso fino a quando giocava pure punta novello difensore, mi sono un po' sfasato addirittura. Vabbè, nella vita insomma si possono variare queste cose. Beh, per passare da punta a difensore centrale. Certo. E la sta facendo bene, no? Ma lo sta facendo, oggi quindi... sta giocando davvero una buona partita il centrale del Anzi, del addirittura Rende. L'anno scorso, mi ricordo, punta centrale, iniziato poi anche come esterno. Quindi... Stillitano e poi Dascoli e poi ancora il fraseggio consueto con Scarcello. Non sbaglio, vero? Non sbaglio di novello, no? Novello l'anno scorso giocava punta. No. Punta. L'anno scorso, due anni fa giocava ancora lui Stillitano, non lo ricordo io. Il,
La verticalizzazione tentata. Guerrisi che lotta, autentico guerriero del centrocampo. Guerrisi tocca il pallone con le mani, Scarpelli costringe il direttore di gara a intervenire, però nel frattempo è finito a terra Benvenuto per il rende e quindi ancora l'intervento della panchina. Non mi pare anche sul piano dei movimenti in campo, non vedo soluzioni diverse rispetto al primo campo, al primo tempo. Comunque mi dicono che Novello non è quello che dicevo io. Mattia Novello si chiamava pure un altro, ma era un altro nome. Era un omonimo. Suggerimento. Era un omonimo. Vuol dire che ci seguono. Sì, sì, sì. Ma vabbè, questa è una le anteprime che propone Calabria TV con il contributo di Stadio Radio insieme con la collaborazione di Stadio Radio sono sempre molto seguite. Del resto oggi sta giocando anche la capolista e c'è molta curiosità di vederla all'opera. Capolista che spinge sul settore destro con Scarcella, sempre lui. Rientra in campo nel frattempo il numero 4 Benvenuto che come si è visto prima era rimasto a terra, si riprenderà comunque con la rimessa nell'angolo buio per la nostra visuale. Ancora esce bene la retroguardia del rende addirittura sul difensore che stava per liberare, è stato commesso fallo e quindi si riprende con il rende che potrà cercare una chiave offensiva partendo da una palla inattiva nei pressi della sua area di rigore. E Franza, naturalmente sempre lui, tutto quello che accade nei pressi della sua area di rigore Franza pretende che sia lui a personalità il portiere. Ecco la sua battuta lunga, a volte difetta di precisione. Dovrebbe sono essere più preciso. Gli allenamenti che fanno di solito i portieri, che la palla va sempre sulle fasce laterali per non creare problemi se perdono la palla poi i suoi giocatori. Beh, questa è una buona idea, quella di non è più difficile. È più difficile avere il controllo, ma ti mette al riparo da eventuali incursioni di qualcuno molto abile a recuperare il pallone. Questo centrale, no? Sì. Sulla sinistra il rende con Gigi Lepiane, non è d'accordo l'arbitro che vede addirittura un controfallo. Siamo proprio sotto la postazione, sotto la tribuna centrale dalla quale vi stiamo parlando, vi stiamo raccontando questo incontro che è l'anticipo della settima giornata del campionato di eccellenza. Catania per la Gioiese. Poi Guerrisi smista lateralmente, a buon gioco il giocatore della Gioiese, ancora chiama in causa Guerrisi ma viene buttato a terra, lascia proseguire l'arbitro nonostante si sia accorto del fallo perché era in possesso di palla la formazione regina, è rimasto a terra ancora il giocatore reggino. Guerrisi non spedisce il pallone fuori dal rettangolo di gioco per consentire l'intervento verso il suo compagno. Effettua una diagonale troppo lunga per le possibilità dell'attaccante e atterra comunque ancora Curcio. Guerrisi non si è fermato, ha cercato di aprire sul settore destro, il pallone era troppo lungo e adesso si può intervenire finalmente sul numero 8 della formazione regina. Rispetto a quanto abbiamo visto Ennio nei primi 45 minuti, anche questi primi 7 minuti di gioco ricalcano quello che abbiamo visto nella prima frazione di gioco. Sì. Una Gioiese che è in difficoltà nella fase di costruzione, è un rende che si difende con ordine, ben messo in campo. Non ha rischiato nulla, cioè nessuna parata. Sì, sta controllando bene, no, anche perché è anche un demerito. Sì, sì, non è facile trovare poi l'equilibrio tra i demeriti e i meriti, perché se da una parte c'è il una squadra che sta che praticamente loro si stanno difendendo con ordine e sono dei ragazzi, da un plauso. Sì, vabbè, questo va sicuramente a merito loro.
Intanto però abbandona per il momento il rettangolo di gioco Curcio, lo vedete forse, no, si è inquadrato in questo momento Franza, ma all'altezza del centrocampo Curcio è uscito ma sta per chiedere di poter rientrare. Nel frattempo il Rende cerca di sviluppare una manovra. Spanò da una parte e Benvenuto dall'altro, si contendono il pallone, poi Tommasi alla meglio, ma c'è un tocco sul suo lancio, pallone in fallo laterale. Lo stesso Tommasi si incaricherà della battuta. Curcio è rientrato ed ecco Tommasi che serve le piane, ha il problema di girarsi l'attaccante biancorosso, riesce comunque a guadagnare sulla tre quarti questa rimessa con le mani. Ancora Tommasi, c'è stata una sostituzione, ho visto col numero 18 in campo Lazzarini per il Rende, poi vedremo chi è uscito. Lazzarini è la Gioiese. No, chiedo scusa, sì è vero, il 13 è Pagliaro, aspetta. Dunque, adesso è certo, è il numero 18 della Rocca è entrato per il Rende, vedremo chi è uscito. Il 7, il 6 è uscito. È uscito Osso? Sì, sì. È uscito Osso, quindi questo è quello che è accaduto, gentili telespettatori, è entrato per il Rende della Rocca ed è uscito Osso, vedremo in campo quindi il numero 18, non vedremo più in campo il numero 6. Gioiese che opera per linee esterne, si abbracciano i due giocatori, è piuttosto plateale l'intervento del giocatore della Gioiese, quindi è costretto l'arbitro, che tra l'altro era a due passi, ad intervenire. Calcio di punizione, Tommasi sul pallone, potrebbe cedere indietro, invece preferisce la battuta lunga sulla sinistra, le piane, non riesce a intercettare, viene anticipato con Demi, ha un buon controllo ma poi è costretto a perdere il pallone per l'intervento dell'avversario. Ancora Gigi Lepiane alle spalle di tutti i difensori, sembrava in una posizione buona nella prima fase della giocata, il segnalino non è intervenuto, poi quando Gigi ha toccato il pallone ha alzato la bandierina. Stillitano immediatamente per Guerrisi, il numero 4 per Scarcella, il pallone inevitabilmente arriva a Domenico Stillitano, il capitano avanza, fa qualche passo e poi ancora verso Guerrisi. Gioiese Doc in avanti, c'era Scarcella ma viene pescato alle spalle di tutti i difensori. Come dicevo, no, Scarcella potrebbe trovare più varchi, mi sembra che adesso sia più cercato, e nell'occasione è finito alle spalle di tutti i difensori, anche perché il Rende ormai ha recepito il messaggio e ha trovato le contromisure e cerca di tenerlo, di fare la difesa alta per metterlo in fuorigioco. Il problema delle palle lunghe, no? Se si gioca più a centrocampo, secondo me potrebbero creare dei problemi. Avendo la qualità della Gioiese, qualità che ancora non è emersa a pieno delle sue potenzialità, ecco, oggi fa fatica la Gioiese a trovare delle risorse in campo in chiave di lucidità, ma questo, come abbiamo più volte sottolineato, è anche merito della formazione avversaria, che sta concedendo davvero poco. Spanò è già aggredito da due, ha perso palla, alza la testa a campanile, ma Stillitano è ben piazzato, ma Tommasi svirgola clamorosamente, tradito anche dall'età e dall'inesperienza, il pallone consente poi all'esperto Catania di metterlo a terra. Guerrisi dalla parte opposta, ma è ben appostato il difensore. Ancora attenzione però all'incursione di Catania, il centravanti, il suo sinistro a liberare e poi il traversone, colpo di testa e la rovesciata, splendido Franza, bellissima la giocata un tiro in porta. Starapoli si era girato
di spalle alla porta e aveva fatto una sporvigiata. Franz è stato strepitoso a rispondere sulla sua destra. Calcio d'angolo, il primo della seconda frazione di gioco. Pallone arcuato, Catania cerca l'intervento, lo schiaccia davanti a Franz che è costretto ancora una volta a intervenire. Ecco, in due minuti la Gioiese ha creato due azioni da gol, tutte e due importanti. La prima davvero splendida, è altrettanto straordinaria è stata la risposta di Franza, poi vedremo sicuramente il replay. E poi sul successivo calcio d'angolo Catania ha ancora avuto l'incornata e la risposta di Franza. Franza ancora sul primo palo. Bravo, sembrava facile l'intervento, però stava per sorprenderlo questo pallone velenoso scagliato dalla bandierina. Franza è intervenuto sul primo palo e l'ha ributtato in campo. Probabilmente Antonio Blefari dalla regia appena pronto farà rivedere queste due azioni, le prime due importanti da gol per la capolista che oggi gioca al Marco Lorenzon di Rende che adesso manovra. Ecco la rovesciata e la parata di Franza, e adesso il calcio d'angolo, come vedete un colpo di testa di Catania e ancora Franza che gli risponde alla grande. Due lampate della Gioiese che hanno fatto vedere di che pasta sono i suoi giocatori. Attenzione a Contemi che disegna una traiettoria interessante per Catania che viene anticipato da Franza. Indietro adesso deve rifugiarsi l'esperto D'Ascoli per Stilitano che ha già servito Scarcella. Attenzione, c'è un cambio, sta per entrare con il numero 16 Pesce, Andrea Pesce. Vedremo chi lascerà il terreno di gioco. Condemi. Tatticamente non cambia nulla, credo che Pesce vada a posizionarsi nella stessa posizione dove giocava Condemi, a meno che no, Catania resta qui, vedremo quello che succederà, ma sostanzialmente credo che dal punto di vista tattico non cambi poco. Bravo ancora il numero 4 del Rende, poi è Guerrisi che alimenta l'azione per i suoi, un pallone in avanti di testa, l'onnipresente Novello. Catania ancora cerca il preziosismo, poi si gira, è bravo, è il numero 10 Luigi Lepiano, è costretto a metterlo a terra. Nonostante la sua statura, Catania è anche elegante quando riesce a fermare il pallone, sì. Si destreggia bene. Ecco il nuovo entrato che scatella il suo primo pallone al limite dell'area di rigore per Catania. Ancora una volta è ben preparata, si fa trovare preparata la retroguardia rendese. Finisce a terra le piane sull'intervento di D'Astoli. Deve stare attento D'Astoli perché è già stato ammonito e quindi rischia. Calcio di punizione ancora, siamo nella metà campo del Rende mentre i minuti sono 61 e il risultato è ancora ancorato sullo 0-0. Siamo in diretta dal Marco Lorenzon di Rende, anticipo della settima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Siamo in diretta su Calabria TV e Stadio Radio. Gioiese, gli ospiti con il loro capitano sono ancora in possesso di palla. Domenico Stilitano, dai piedi del quale partono tutte le azioni di manovra offensive. Il terminale offensivo è Catania che questa volta è troppo arretrato, sbaglia il passaggio Catania, poi il portierone Stilitano, portierone per modo di dire perché è un ragazzo giovanissimo del 2003, Francesco Stilitano, ma è molto bravo. Il Rende ancora ci prova ad affacciarsi nella metà campo con una rimessa con le mani. Pallone colpito di testa dal difensore, quindi è calcio d'angolo. Sono le fasi in cui la formazione del Rende respira, cerca di
sfruttare queste opportunità che gli capitano su palle inattive. Lo schema è sempre identico, con i due centrali che si spostano per cercare di sorprendere la retroguardia avversaria. C'è una concentrazione di uomini in area di rigore che neanche nella metropolitana nell'ora di punta. Il pallone è comunque risultato corto. Adesso cavalca, c'è una prateria davanti a sé, Spanò non ce la fa a raggiungerlo il difensore, Spanò ancora, il suo sinistro finisce a terra, il giocatore del Rende, il nuovo entrato, il tiro, e si mangia clamorosamente questa opportunità il numero 16 del Rende Pesce, che è entrato al posto di Condemi. Ghiotta opportunità sulla sinistra, vedete il replay dopo la galoppata di Spanò, il tiro di mezza punta esterno di Pesce, che poteva fare decisamente meglio. Il primo controllo è sbagliato, perché tu quando arriva dovevi andare nel controllo verso la porta, e quindi poi gli è rimasta indietro, no, da fermo, e quindi ha battuto come ha potuto e l'ha colpita decisamente male. Ancora lui, Domenico Stillitano di testa, e dall'altra parte l'altro numero 5, Novello, che cerca di liberare Guerrisi di testa, lo scambio corto, ancora Guerrisi, ancora una sorta di triangolo che si chiude con Scigliano, ancora Guerrisi, apertura verso Domenico Stillitano che supera l'asse mediana. Chiamato e invitato all'azione anche Curcio, dalla parte opposta ancora Scarcello, ancora la giocata in orizzontale, questa volta a prendere la palla e la responsabilità di aprire la manovra di Curcio, il suo sinistro è preda del difensore, ma c'è uno scambio, Pesce col numero 16, ecco, e il tiro ancora questa volta tentato. Beh, doveva metterlo in mezzo, e però apprezzo il coraggio di questo giovane, perché ci prova sempre. Il coraggio anche suffragato, a volte diventa, dalla realtà dove, come ti arriva la palla, ma a volte diventa temerarietà, a volte diventa temerarietà. Questa volta è stato temerario. Se sei messo male verso la porta, è meglio che la metti con un piattone. È un piattone, questa volta stava bene il piatto, controllare di piatto e cercare di favorire un avversario. A volte l'inesperienza esperienza anche questa, un po' di egoismo, no? Si pensa alla battuta di sfrontatezza, no? Di sfrontatezza. Era messo male come posizione. Sì, doveva favorire anche perché avrebbe sorpreso la retroguardia del Rende. A quel punto c'erano buone opportunità per Catania magari di poter incornare una, o comunque di deviare in rete facilmente. E tanto il gioco è fermo, come vedete. Le Piane ha subito fallo, credo, perché il gioco è interrotto. Vediamo come si riprenderà. Non si capisce bene dove sia finito il pallone, forse è sotto la postazione. L'arbitro dice che si deve riprendere dall'altezza della panchina. Ne approfittiamo per riproporre il replay della sgroppata di Spanò e del tiro impreciso. C'è una palla del genere a Graziano, non c'era giocatore, avrebbe fatto gol, insomma. Graziano non c'era, naturalmente è l'allenatore della Gioiese. Stellitano e naturalmente D'Ascoli, e dalla parte opposta Scigliano, sempre la giocata in orizzontale che è bene non esagerare perché è sempre rischiosa, soprattutto se subisci il pressing. Molto lucida l'intervento del Rende prima, e adesso prova a mettere la palla a terra, ancora Pesce, cerca di farsi luce sul settore destro, poi si ferma, ci ripensa, poi riparte, ma a quel punto ha dato modo a Benvenuto di intervenire, sia pure in fallo laterale.
Soluzione di ripiego per il numero 4 Rendese, che ha preferito non correre rischi e spedire la palla in fallo laterale. Si porta in avanti Domenico Stillitano, il capitano, per dare il suggerimento sia pure con le mani. Poco più avanti c'è Scarcella dell'area di rigore, invece il più vicino è Starapoli. Vediamo scambio in area, scontro in area di rigore, però pallone che è finito fuori dal rettangolo di gioco, nessun problema, quindi Franza va al recupero. Intanto i minuti sono 68 al nostro cronometro, il risultato è ancora ad occhiali 0-0 qui al Marco Lorenzon di Rende. Ribadisco, per questo anticipo valido per la settima giornata del campionato di eccellenza Girone A, Franza questa volta è più preciso. Però c'è l'intervento di Domenico Stillitano. Guerrisi cerca di farsi luce, però si aiuta molto col gomito. Questo a meno è quello che vede il direttore di gara, che viene richiamato dalla panchina della Gioiese. Ancora un cambio, prima era entrato Pesce per Condemi, adesso sta uscendo Scarcella e sta per entrare con il numero 19 Bencalqui è entrato al posto di Scarcella. Si riprende con la battuta del Rende, intercettata, adesso si potrebbe avviare un'opportunità, si potrebbe concretizzare un'opportunità. Franza esce addirittura dalla sua area di rigore, ma sceglie il tempo giusto, corre qualche rischio, ma il tempo è quello giusto e di testa riesce a mettere il pallone al sicuro in fallo laterale. Già battuto il traversone, la pennellata e ancora Franza ben appostato, nessun problema per il portiere del Rende. Questa volta non aspetta che i suoi guadagnino la posizione, la mette giù lunga, lunghissima, direttamente tra le braccia del portiere avversario Stillitano, e quindi Scigliano ancora per Dascoli, e sempre la consueta giocata su Domenico Stillitano, che va in collisione, davvero una collisione tra Le Piane e Stillitano. Il fallo è stato commesso dal giocatore in casacca biancorossa e quindi il capitano della Gioiese può battere. Palla inattiva, ma buona possibilità per portare in avanti i suoi. La battuta alla ricerca di Catania. La tocca di testa facendo da sponda, ma è troppo lunga per le possibilità di Pesce, che però è bravo a recuperare un pallone, a scodellarlo al centro. Catania, attenzione, e non riesce a girarsi e la difesa del Rende può liberare. Buona opportunità, quantomeno in fase di costruzione, con Catania che ha cercato di poter battere a rete, di scaricare il suo sinistro, non gliel'hanno consentito, e poi il Rende ha sbagliato qualcosina in chiave offensiva, avrebbe potuto fare meglio, tuttavia è riuscito comunque a guadagnare una rimessa con le mani. La formazione dei padroni di casa può venire ancora in avanti, nei pressi della battuta sono in due. E attenzione, perché Gigi Le Piane è stato bravo a recuperare un pallone, però ha risposto bene Scigliano, che ha liberato. Palla a terra ancora per Sidoti, poi Curcio contende la palla al nuovo entrato per il Rende. Tra i due si fa a sportellate sostanzialmente. In un gioco di sportellate ha avuto la meglio il giocatore della Gioiese, quindi calcio di punizione. Dascoli, scambio ancora corto con Stillitano, fraseggiano i due. Una verticalizzazione corta, troppo corta, però la controlla per un momento di tacco Pesce, poi perde il pallone. Cerca un triangolo la formazione rendese, e poi un tentativo di allargare il gioco. Esce bene la formazione regina con Spanò, che era arretratissimo e sbaglia l'appoggio sul settore sinistro. Gigi Le Piane mette a terra il pallone, finisce a terra lui, ma
Inizialmente non era intervenuto il direttore di gara, ma questa volta di mestiere si ha cercato il fallo Gigi Lepiane. Calma. Fallo che è stato concesso dal signor Graziano, quindi calcio di punizione. È molto reattivo Graziano Nocera con i suoi, sta cercando di imporre più ordine al centrocampo e di e pretende dai suoi giocatori giustamente maggiore lucidità soprattutto nella zona nevralgica del campo. Pallone indietro per Scarcella, solito gioco orizzontale, inevitabilmente coinvolto anche Stillitano che avanza questa volta contrariamente a quanto fa di solito e mette un pallone al limite dell'area. Sempre ben piazzata la retroguardia rendese, libera e Gigi Lepiane si dà un grande affare sul settore sinistro, supera agevolmente in dribbling l'avversario e poi attenzione, che cosa ha fatto Gigi Lepiane, signori, che cosa ha fatto l'attaccante del Rende, una cosa deliziosa. Una palombella micidiale, Ennio, davvero qualcosa di incredibile. Ma lui ce le ha questi colpi, Io lo conosco perché l'ho visto giocare ad Agri, ma questa pennellata davvero. Ha vinto il campionato italiano Under 18 quando a Viareggio, quindi lo conosco da quando era piccolo. Che pennellata, ragazzi, che si è inventato. Si è liberato dell'avversario, guardate con attenzione, si è liberato dell'avversario e poi voilà, ha disegnato una traiettoria preziosissima che si è insaccata sul palo più lontano. Davvero un gran gol, questo è davvero un... Altafini direbbe un gollazzo. È un gran gol davvero. Bravo Luigi Lepiane che non ha perso lo smalto. Guardate che cosa ha disegnato davvero, ha pennellato. Questo tiro valeva tutto il prezzo del biglietto, questo sicuramente questo tiro. No, ma pure non è solo il tiro, è come se l'è preparata. Ha inseguito il pallone prima che terminassi in fallo laterale, ha superato l'avversario e ha disegnato una traiettoria meravigliosa. Ancora lui, Luigi Lepiane, che adesso è anche gasato per l'opera d'arte che ha compiuto. Un tentativo di allargare, ben appostato Scigliano, Andrea Scigliano che riesce a liberare, ma recupera palla ancora il Rende che al 75esimo, quindi a poco meno di 15 minuti dalla fine, è in vantaggio inaspettatamente sulla quotatissima capolista gioiese, che adesso deve reagire e ci prova con questa traiettoria in verticale disegnata da Guerrisi. Ma è finito alle spalle di tutti i difensori l'autore del gol con il quale il Rende conduce questa partita 1-0, Gigi Lepiane. Poco male, dice il trainer della formazione rendese, che adesso rinserra le file per rispondere sicuramente all'offensiva che prevediamo possa maturare dai piedi dei giocatori della Gioiese. Sbaglia clamorosamente Spanò che è un po' indietreggiato rispetto a prima, recupera palla ma spesso poi è impreciso nell'appoggio, è successo anche in questa occasione, quindi il Rende con le mani. Sento che si invoca un cambio, ancora la panchina della Gioiese, è il terzo cambio che effettua mister Graziano. Entra con il numero 18 Lazzarini. Dall'altra parte è uscito un altro difensore, Scigliano. Andrea Scigliano ha lasciato il posto a Lazzarini. Ovviamente a questo punto Ennio si deve. Per il Rende, attenzione, c'è un'altra sostituzione, esce il 4 per il Rende, quindi benvenuto che ha giocato una buona partita ed entra con il numero 17 Ciardullo. Numero 4, ma tutto il pacchetto difensivo del Rende ha giocato una buona partita. No, ma il Rende ha giocato da squadra, nel senso ha fatto quello che doveva fare, insomma, sapersi difendere ha imbrigliato e nervosito gli avversari.
questo, hanno corso perché poi la corsa, il campo non è che sia ottimale per fraseggiare, però è stato premiato il gioco e l'attenzione dei ragazzi del Trento. Sì, questa, il fatto stesso che abbiano perso pochi scontri diretti, no? È per questo, no? Hanno giocato più da squadra, nel senso uniti, combatti corti, e magari hanno imbrigliato la squadra della Gioia, adesso, che ne è riuscita nel senso, guarda adesso la linea difensiva è anche a 5 adesso, lo stesso discorso di questi Langelung, un discorso sbagliato contro queste squadre, perché tu queste squadre dovessi fraseggiare e cercare di creare dei problemi e cercare di andare uno contro uno i giocatori che hanno più qualità e saltare l'uomo e creare la superiorità numerica. Vediamo che cosa riesce a combinare in questi 13 minuti che restano al 90esimo. Intanto però in possesso di palla e rente con Gigi Lepiane che viene appostato centralmente, finge di aprire il gioco sulla sinistra ma invece fa l'apertura dalla parte opposta sulla destra, il traversone, attenzione, si mangia il raddoppio la formazione rendese, un gol facilissimo. Traversone, quel pallone, attenzione, guardate il replay, su questo pallone c'era scritto basta spingere, il giocatore lo ha cercato, è riuscito a incornarlo. Secondo me il papà stasera lo vabbè, ci ha provato, l'intenzione c'era, non è riuscito a dare la giusta angolazione, l'ha preso con la fronte piena e adesso c'è la risposta della Gioiese, attenzione, c'è Pesce che può girarsi e si mangia clamorosamente il pareggio. Se prima il Rende si è mangiato il raddoppio, un minuto dopo il numero 18 Lazzarini si fuma la più clamorosa delle occasioni, se vogliamo ancora più clamorosa, cioè, di quella che aveva avuto l'emozionante in questi ultimi 10 minuti. Quello che non ci ha riservato per 60 minuti, 70 minuti la partita, ce la sta regalando in una mangiata, e questa è la prima azione del Rende per poter raddoppiare, e adesso guardate cosa crea Pesce e Lazzarini, cosa si mangia, e la capriola di Franza per festeggiare lo scampato pericolo. È incredibile, davvero fasi emozionanti. Siamo all'80esimo, 10 minuti alla fine, salvo recupero, e qui al Marco Lorenzon fioccano le emozioni in questa partita che era incominciata un po' in sordina, no? Anche complice questa temperatura tiepida. C'è stata ancora una sostituzione per la Gioiese, vi daremo ragguagli quando vedremo il numero della maglietta. È entrato il numero 15, questo è sicuro, numero 15 è Denaro, è entrato Denaro, poi vedremo chi ha uscito, ma intanto la Gioiese è alla ricerca del pareggio. Gioca bene ancora la formazione rendese che recupera il pallone, vedete sulla destra si sviluppa l'azione, se si chiude il triangolo la situazione diventa interessante, il giocatore avanza e poi tira, ma è un pallone telefonato per impensierire il bravo Stillitano, Francesco Stillitano, che para, adesso cerca la Gioiese con Curcio di imbastire una manovra offensiva che trova una barriera invalicabile sull'autore del gol con il quale il Rende è in vantaggio, Luigi Lepiane, che guadagna un calcio di punizione all'altezza dei 35 metri. Quella è la posizione ideale per scodellare un pallone nel cuore dell'area di rigore, oppure per fare un passaggio corto. La seconda soluzione è stata quella che ha preso il giocatore, adesso però è Lepiane che si impegna perché guadagnare più che altro tempo e la rimessa con le mani, fa quello che doveva fare in questo caso Gigi Lepiane, non ha nessuna intenzione di cercare il fondo, ma l'intenzione è quella di guadagnare il più tempo possibile in vista del 90esimo, facendo respirare la squadra, e poi guardate ancora lì nel tentativo di far calamborare il pallone, ma intanto è ancora propositivo è propositiva la formazione cosentina, lo scambio corto, ma è troppo corto il passaggio di Sidoti, il giovanissimo attaccante rendese, e questa volta Spanò, Domenico Spanò
può superare l'asse centrale del terreno e servire il nuovo entrato Denaro. Pallone sulla sinistra, Pesce non ci arriva, ma il difensore non riesce a liberare la sua area di rigore e poi c'è una rimessa con le mani che tocca alla formazione ospite. Deve accelerare necessariamente il gioco la formazione regina, però intanto il pallone finisce fra i piedi di Stillitano, Ciccio Stillitano, che è uscito fuori dall'area di rigore. Denaro, il suo sinistro, alla ricerca di Benalchi, pochi palloni toccati da quando è entrato in campo il numero 19. Fallo laterale proprio all'altezza della panchina rendese. C'è un giocatore del padrone di casa, come vedete, che soffre di crampi. Il gioco non può essere ripreso. 6 minuti e mezzo al termine di questo incontro che si è fatto. Attenzione, perché la regia opportunamente sta riproponendo il replay delle due azioni. Prima il rende e adesso guardate cosa si fuma il giocatore della Gioiese. Il pareggio era lì a portata di mano e poi c'è questo tiro sul quale è abbastanza telefonato. Tutti e due errori sono frutto della coordinazione sbagliata. Questo è interessante, questo è interessante. Sia nel colpo di testa che come si è presentato, diciamo, col corpo indietro Lazzarini, la palla troppo alta, no? Sembrava agevole però questa toccata. Invece la mancanza di coordinazione fa la differenza. L'errore, come è stato errore quel gol di cioè quell'azione che c'era il 16. Il colpo di testa? No, nell'altra azione. Ah, sì, sì. Il 16 che praticamente nel primo controllo, quando tu fai un controllo deve andare verso Pesce, la porta. Pesce, quando Pesce. Poi ha tirato fuori, sì. Da fermo invece ha tirato e è andata fuori, insomma. Sì. È frutto sempre delle doti tecniche che uno deve avere. È la base di quello che diceva Altavini, no? Sì. Altavini, il primo controllo è tutto. Sì, le qualità tecniche, l'abilità. Il primo controllo ti fa andare verso la porta, ti fa tirare bene. Ti certo, fa... se sbagli, se sbagli il i fondamentali direbbero, ecco, no? I fondamentali. Ecco. Attenzione però, perché la Gioiese è alla ricerca del pareggio, si chiude ancora a Riccio la retroguardia della Rendese e poi il tiro di Catania che finisce fuori di un soffio. Ancora una buona occasione per la squadra regina, ma quanto mancano 4 minuti e mezzo al termine, salvo recupero. Benissimo, Catania era coordinato benissimo, è stato sfortunato nell'esecuzione, cioè proprio secondo me una questione di limite, però ha tenuto basso la palla, insomma era coordinato. Ha fatto quello che doveva fare, però ci sta anche l'imprecisione. C'è ancora una sostituzione, l'ennesima sostituzione, è uscito Curcio. Curcio esce ed è entrato Gambi col numero 13, Gambi sempre per la Gioiese. Il tempo stringe adesso e quindi bisogna giocarsi tutto per tutto, addirittura quando ci sarà la possibilità di inquadrare la linea offensiva vedrete che anche il capitano Stillitano Domenico si è portato in avanti, ha lasciato la sua area, la zona di competenza, e come vedete è sulla linea offensiva. Lo notate se non vedete il numero, perché rispetto alla telecamera lo vedete frontale, ma sul braccio sinistro c'è la fascia di capitano ed è praticamente, gioca a ridosso di ed è proprio interessato verso di questo pallone a ridosso di Catania, pallone nel centro, Stillitano, il colpo di testa, è Franza che libera, ancora alimenta l'azione la Gioiese dal limite, il tiro, è ancora Franza che si distende. E beh, certo, adesso la Gioiese È un assedio, ormai è un assedio, devono resistere, il fortino messo in piedi da Viscardi deve resistere, perché a questo punto la Gioiese sta rischiando, sta giocando il tutto per tutto.
E adesso Gigi Lepiane si incarica di far respirare la squadra, si porta come al solito sul fondo e poi guadagna una rimessa con le mani. E questo è quello che deve fare la formazione del Rende, deve guadagnare più tempo possibile e anche questo cambiare un gioco, fare una sostituzione vuol dire anche spezzare il ritmo. E sta per entrare con il numero 13 Pagliaro per il Rende e vedremo chi lascerà il terreno di gioco. Pagliaro è entrato in campo ed è uscito Lepiane, l'autore del gol. Gigi Lepiane ha lasciato, è chiara ormai quello che vuole fare e del resto non vedo altre soluzioni a questo punto. Mancano due minuti al termine, al 90esimo, Rende in possesso di palla, quello che deve fare è chiudere possibilmente la partita. Dall'altra parte invece... Quello che dicevo io prima, il Rende con un risultato ad occhiale avrebbe già vinto, figuriamoci. E qui viene riproposto il gol capolavoro di Gigi Lepiane che ha sorpreso il portiere. Molti errori dalla parte di difesa, cioè, gli hai fatto fare quello che hai voluto, mentre lui ha superato il primo avversario. Diciamo l'altro doveva chiudere e non fare. Però lì io trovo la lui bravura. Ha fatto un gesto, non bisogna, però la difesa è un pochettino. Era in vantaggio, se vogliamo, il difensore. Probabilmente il compagno di riparto ha pensato che il difensore buttasse la palla. Non bisogna mai pensare. Invece questa volta l'ha sottovalutata e quindi è stato sorpreso. Ha sottovalutato. La bravura di Lepiane. Esatto, ed è stato sorpreso perché pensava che il pallone finisse in fallo laterale. Cioè, perché ha potuto fare quello che ha voluto, no? Poi una volta superato l'avversario ha tirato e ha fatto un gran gol, però era da solo praticamente. Catania gli rimbalza il pallone ma non c'è stato fallo, il pallone lo ha colpito in faccia opportunamente l'arbitro fischia perché il regolamento prevede quando c'è un intervento di testa fermare il gioco, ma Catania è stato colpito dal pallone, addirittura viene pure ammonito forse per proteste, perché poi magari vedremo se c'è la possibilità di vederlo da questa postazione. Mi è sembrato che Catania fosse stato colpito dal pallone in pieno viso e ancora c'è un'altra ammonizione. C'è una differente interpretazione, il Rende pretendeva il fallo, la Gioiese altrettanto, in realtà l'arbitro aveva fermato il gioco perché c'era stato il tocco con la testa e quindi farà il gioco a due adesso. Intanto segnalo che sta giocando già il recupero, 38-39 secondi in questo istante, il Rende è in vantaggio sulla Gioiese per 1-0 e il gioco è fermo, il pallone lo darà praticamente alla Rende per scoderlarlo in avanti e in effetti è così e quindi può intervenire con calma Francesco Stillitano. Sulla destra, Spanò, il suo sinistro, il tentativo di spedire il pallone in area di rigore, adesso bisogna far presto, spedire il pallone in avanti senza pensarci su perché il tempo stringe ed in effetti guardate che c'è in avanti il capitano della formazione della Gioiese a dar manforte, Spanò il numero 7. Sicuramente cercherà il fondo, comunque col sinistro cercherà di metterla in mezzo, gli è finita fuori, ha fatto la cosa peggiore perché poteva guadagnare il calcio d'angolo, non gli è riuscito e quindi questo consente alla formazione rendese di respirare e intanto di portarsi a due minuti di recupero. Ma non ha detto. Non è stato segnalato il recupero per cui non sappiamo quando concederà, intanto sono due minuti già passati con Franza che è in possesso della palla. Certamente il portiere del Rende guadagnerà tutti i secondi a sua disposizione per poi spedire il pallone in avanti. L'arbitro gli fa cenno di rimettere la palla in gioco ed ecco la battuta.
D'Ascoli e poi Spanò, il suo sinistro ad allargare il gioco. L'agitata lunga ancora verso il al limite dell'area. Libera ancora la formazione rendese. D'Ascoli e poi Gambi e pallone ancora al limite dell'area. Spanò, il numero 7, forse questa è l'ultima delle azioni per la Gioiese. Colpo di testa del difensore rendese che libera per il momento. Potrebbe alimentare l'azione, però c'è l'intervento dell'arbitro e c'è un calcio di punizione per la formazione Gioiese. Questa probabilmente è l'ultima opportunità per la capolista di agguantare il pareggio qui al Marco Lorenzon. Ricordo, è il rende in vantaggio grazie al gol realizzato nella ripresa di Gigi Lepiane e questa probabilmente è l'ultima opportunità per i reggini di portare il risultato sull'1-1. Palla inattiva per il traversone, in aria praticamente c'è tutta la formazione regina. Ecco il pallone, salta il difensore del rende, il tiro, ancora un colpo di testa, l'area è liberata, però c'è Spanò ancora con il suo sinistro che può lanciare in avanti, colpo di testa nel cuore dell'area di rigore e poi la fretta di liberare l'area, il numero 7 pecca di precisione e quindi regala una rimessa. Attenzione ancora alla Gioiese che spedisce il pallone ancora nei pressi del limite dell'area di rigore. È quello che deve fare sostanzialmente, però non è detto che poi quando c'è la fretta la fretta poi va a discapito della precisione. Gambi, il suo sinistro, lungo, Catania di testa, di sponda, ancora un colpo di testa della formazione del rende, che viene fuori, attenzione, un contropiede, Francesco Stilitano che è fuori dalla sua porta e viene superato dal numero 9 del rende che potrebbe battere a rete, aspetta il rimballo e poi chiude lo specchio della porta il numero 13, ma ancora in avanti, fasi davvero incredibili di questa partita. Con il rende che finì, poteva addirittura chiudere la partita visto che il numero 8 aveva scavalcato Francesco Stellitano e poi sulla linea Gambi ha salvato il risultato, ma al di là della bravura di Gambi è stato l'errore clamoroso del difensore che aveva praticamente la porta libera. Ad ogni modo sono oltre 5 minuti di recupero e il pallone è in possesso della squadra rendese. Si profila una sconfitta per la formazione regina. Non so se considerarla una sorpresa, Ennio, no? Ma una sorpresa, diciamo, perché si è espresso male il gioco della Gioiese, perché sennò, diciamo, le qualità in campo sono differenti. Cioè, sono emerse tutte, per la verità, non è che possiamo dire che le qualità tecniche sono emerse tutte, ma dall'altra parte è emersa anche la caparbietà, la volontà di portare in porta e la compattezza della squadra. C'è stata una squadra compatta che ha lottato fino all'ultimo ed è finita. È stata premiata con un gol, un super gol causato da un errore della difesa. Sì, è un misto fra un errore e la bravura dell'attaccante, sì, certo. Sì. Adesso apprezzo molto anche il mister della Gioiese che invita alla calma e questo gesto fra i due allenatori che si scambiano. Vabbè, è distensivo, sì. Non è... Ma questo fa bene perché c'erano momenti in questo. Prima di rientrare negli spogliatoi qualcuno col carattere sanguigno aveva un pochettino alzato i toni e l'abbraccio fra i due allenatori è stato importante. Come vedete la situazione si è tranquillizzata. Beh, siamo contenti anche per questo, perché non è bello perdere, non fa piacere a nessuno perdere, però la partita tutto sommato è stata molto molto corretta. Assolutamente. È stata una partita che
negli ultimi 20 minuti ha dato magari quell'input con il gol, con il gran gol. Poi si è ravvivata. Ma queste partite quando sblocchi lo 0-0 diventa interessante, anche perché le squadre si erano un pochino allungate e quindi si poteva pure creare qualcosina in più, secondo me. Sì, dobbiamo per onestà dire che la Giuese è vero che ha rischiato più volte. Dopo il gol secondo me è andato un po' in bambola, diciamo, è andata giù di morale, che poteva magari reagire un po' diversamente da squadra di rango com'è. Tuttavia, pur avendo rischiato più volte di prendere il raddoppio, è andata vicinissima al pareggio. La partita era un pareggio, diciamo. Alla fine, fra azioni mancate da una dall'altra parte, non ci sarebbe stato nulla di scandaloso se fosse finita in parità, ma non possiamo dire che la vittoria del Rende non sia meritata. No, assolutamente. Fare un applauso alla società e ai ragazzi che provengono la maggior parte dal settore giovanile, va incentivato questo risultato, perché una società crede nei propri valori, nel proprio settore giovanile. Chi ci ha seguito dall'inizio, abbiamo parlato proprio di questo, no? Di questa società che sta investendo molto sui giovani, ed oggi ha avuto una grande gratificazione, no? di portare a casa un risultato insperato, perché avrebbero probabilmente sottoscritto risultato di pareggio. Molti ragazzi che magari non provengono da squadre professionisti si possono mettere in mostra anche in questi campionati, giocando con queste squadre che credono nei giovani, facendo giocare magari 8-9 under, chiamiamole under perché sono 18 anni, 19 anni, magari uno di 18 anni gioca pure in Champions League, insomma, per noi sono ancora under. E per Stadio Radio e per Calabria TV nessun incensamento, ma insomma dobbiamo anche dire che questa vetrina che si apre ogni sabato su una televisione regionale è una vetrina importante, proprio in prospettiva, da spazio questi ragazzi, a vedere questi ragazzi magari anche in un campo vuoto come questo, purtroppo, perché diciamo è penalizzante poter entrare a vedere queste partite, insomma, con la televisione si riesce oggi il servizio è stato più importante del solito, perché qui al Marco Lorenzo si è giocato a porte chiuse, quindi la televisione è stato l'elemento che ha fatto la differenza anche per offrire questo spettacolo, perché soprattutto nel primo tempo c'è stato davvero spettacolo qui oggi a Rende per questa partita che, ripeto, è l'anticipo della settima giornata. Ci avviamo alla conclusione e quindi dobbiamo ringraziare tutti gli ospiti che sono stati con noi per il commento a questo incontro, e soprattutto voglio ringraziare Ennio Russo, che è stato compagno di avventura qui al Marco Lorenzon per raccontare questa partita che, ricordiamo, è finita 1-0 per il Rende grazie a un Eurogol segnato da Gigi Lepiane. Dal Marco Lorenzon è tutto, ringraziamo i cameraman, i tecnici e Antonio Blevari, Calabria TV e Stadio Radio. Grazie a tutti voi che mi avete invitato, grazie ad Antonio e alla prossima. Alla prossima e buon proseguimento di serata a tutti. Grazie.